Invito a teatro. Di Jean Giraudoux, autore francese ricco di polivalenze espressive e di risorse tecnico-stilistiche che lo fanno agevolmente trascorrere dall'analisi della realtà storico-sociale alle dimensioni della fantasia e della favola lirica, la radio ha a più riprese realizzato le opere più significative. Va oggi in onda quel piccolo capolavoro di finezza psicologica e di elegante malinconia che è Ondina, scritta nel 1939 e rappresentata memorabilmente in Italia nel 1956 dallo Stabile di Genova con Valeria Valeri, deliziosa interprete. Questo testo, oscillante tra il poema drammatico e l'allusiva favola scenica, è stato realizzato per Radio 2 dal regista Filippo Crivelli, che ha scelto come protagonista la giovane Elena Giaurov, figlia del famoso basso del teatro lirico, opponendole come coprotagonista maschile Giampiero Bianchi, che interpreta il personaggio del cavaliere Hans. Giova ora accennare sommariamente alla trama della commedia, che verrà trasmessa fra pochi istanti. Ondina, bella e giovanissima figlia delle acque, sorella delle piccole frementi deità pagane, abitatrici dei fiumi, dei mari, dei laghi, nata e cresciuta senza anima, una ne acquista correndo incontro ad un suo amore terrestre, il cavaliere errante Hans, appunto. Ma verrà da lui tradita, perché l'uomo finirà presto, brutalmente e stupidamente, per preferire a Ondina una vera donna. E dal tradimento scaturirà la condanna a morte del cavaliere e il ritorno di Ondina nella liquida trasparenza dell'acqua che tutto cancella e tutto fa dimenticare. L'impegno della regia di Crivelli si è particolarmente esercitato nella direzione di un adattamento, inteso a sfrondare le zone più apertamente visive e corali a favore del clima lirico fantastico suscitato dalla parola, capace di destare più interesse e suggestione nella disponibile fantasia dei radioascoltatori. A tutti, buon ascolto! Ondina, commedia in tre atti di Jean Giraudoux. Versione italiana di Sergio Morando. Regia di Filippo Crivelli. Atto primo. In una povera capanna di pescatori, in riva a un grande lago. Che diamine può fare ancora fuori con questo buio? Perché sta in pensiero? Lei ci vede anche di notte. Con questa tempesta. Come se non sapessi che la pioggia non la bagna. Adesso canta. Credi che sia lei a cantare? Non riconosco la voce. Chi vuoi che sia? Siamo a 20 leghe dalla casa più vicina. La voce viene a volte dal bel mezzo del lago, a volte dall'alto della cascata. È sempre lei, a volte in mezzo al lago, a volte in cima alla cascata. Hai voglia di scherzare? Tu, alla sua età, ti divertivi forse a saltare ruscelli in piena? Una volta ho tentato, mi hanno ripescata per i piedi. Ho appunto tentato una volta tutto quello che lei fa mille volte in un giorno. Saltare gli abissi, raccogliere le cascate in una ciotola. Mi ricordo la volta che provai a camminare sull'acqua. Siamo troppo buoni con lei, Eugenia. Una ragazza di 15 anni non dovrebbe andare in giro per le foreste a quest'ora. Le parlerò seriamente. Non vuole rammendare la biancheria altro che in cima alle rocce. Vuole recitare le preghiere solo con la testa sott'acqua. Ma dove saremmo noi oggi se tu avessi avuto una simile educazione? Non mi aiuta forse in casa? Oh, ce ne sarebbe da dire. Che pretendi? Non lava i piatti, non lucida le scarpe. Per l'appunto, non lo so. Non è pulito questo piatto? Ma non si tratta di questo. Ti dico che non l'ho mai vista né lavare né lucidare. E tu nemmeno. Preferisce lavorare fuori. Sì, sì, ma i piatti, siano 3 o 12, abbia una scarpa o 3 paia, ci mette sempre lo stesso tempo. Un minuto e ritorna.
lo strofinaccio non è stato usato. Il lucido è intatto. Però tutto è pulito. Tutto brilla. La faccenda dei piatti d'oro, tu ne sei venuta in chiaro? E non ha mai le mani sporche. Sai che ha fatto oggi? C'è stato un giorno in 15 anni in cui abbia fatto la cosa che ci aspettavamo. Ha liberato dal vivaio le trote che mettevo insieme da questa primavera. E quelle se ne sono andate. Sono riuscito per miracolo a riacchiapparne una per cena. Oh, ma che c'è ancora? Lo vedi, è il vento. Ti dico che lei, purché non ricominci a fare la commedia con quelle teste che compaiono alla finestra nelle notti di tempesta, quella del vecchio, tutto bianco, mi mette i brividi nella schiena. A me piace la donna con le perle, però se hai paura, chiudi la finestra. Vado. Troppo tardi, Augusto. Vedrai, Ondina, se è troppo tardi. Ecco fatto. La donna con le perle. Buonasera, cara Eugenia. Ondina, tuo padre si sta inquietando. Vieni dentro. Vieni in casa, Ondina. Conto fino a tre. Se al tre non avrai ubbidito, metterò il catenaccio. E dormirai fuori. Non scherzare. Vedrai se scherzo. Ondina, uno. Che fastidio questi tuoni quando parli. È colpa mia. Sbrigati prima che tuoni di nuovo. Lo sanno tutti che sai contare fino a tre. Ondina, due. Sei insopportabile. Ondina, tre. Tutto tace, povero Augusto. E io ho finito. Ecco. Oh. E ora possiamo cenare in pace. Hans von Wittestein zu Wittestein. Io mi chiamo Augusto. Un cavaliere. Mi sono permesso di mettere il cavallo sotto il portico. Il cavallo, come ognuno sa, è la parte più importante del cavaliere. Vado a strigliarlo, signore. Già fatto. Grazie. Lo striglio da me, all'ardennese. Qui li strigliate alla sveva. Li spazzolate contro pelo, il che li rende opachi, soprattutto i roani. Posso sedere? Ma consideratevi a casa vostra. Ah, che tempesta! Da mezzogiorno l'acqua mi entra nel collo. Scola via dalle gronde per il sangue. Ma il peggio è fatto. È la nostra maggior paura di noi cavalieri quando portiamo l'armatura, la pioggia. La pioggia è una pulce. E potreste forse toglierla, signore, se passate qui la notte. Hai mai visto i granchi cambiar guscio, mio caro Augusto? È altrettanto complicato. Prima mi riposo. Hai detto che ti chiami Augusto, vero? E mia moglie Eugenia. Scusateci, non sono nomi per cavalieri erranti. Ah, buona donna, non puoi immaginare che gioia sia per un cavaliere errante imbattersi all'ora di cena in Augusto e Eugenia. Difatti, non sta bene far domande all'ospite, ma forse mi perdonerete questa. Avete fame? Ho fame, ho una gran fame. Dividerò volentieri la cena con voi. Oh, noi non ceneremo, signore. Ma ho una trota. Magari la mangereste. Naturalmente. Vado pazzo per le trote. Come la volete? Io la voglio al blé. Al blé? A me riescono bene, specialmente alla mugnaia, con del burro bianco. A me la trota piace solo al blé. Al blé? E non è al blé che si gettano vive nell'acqua bollente? Proprio, signore. E che la carne rimane soda e più saporita perché l'acqua bollente le ha sorprese? Sorprese è la parola giusta. E allora non c'è dubbio, la voglio al blé. Vai, Eugenia, falla al blé. Al blé. Vado, vado. Vedo che i cavalieri erranti sono amati da queste parti. Li preferiamo a quelli armati. Un cavaliere errante, degno che la guerra è finita. A me piace molto la guerra. Non sono cattivo e non voglio male a nessuno, ma mi piace molto
la guerra. Ognuno ha i suoi gusti, signore. A me piace chiacchierare, sono ciarliero per natura. In guerra si trova sempre qualcuno con cui fare conversazione. Mentre come cavaliere errante, eccettuata l'eco, non vedo con chi avrei potuto scambiar parola da un mese che mi accanisco a percorrere questa foresta. Nemmeno un'anima. E Dio sa quante cose ho da dire. Ma allora, chi ha potuto spingervi in una regione come questa, di dove ben pochi sono tornati? E chi può essere? Una donna. Ah, non vi farò domande. Anzi, fammene, e subito. Sono 30 giorni, Augusto, che non parlo di lei. Interroga, domandami il suo nome, presto. Signore... Domandalo, se desideri davvero conoscerlo. Qual è il suo nome? Si chiama Berta, pescatore. Che bel nome. Magnifico, sinceramente. Le altre si chiamano Angelica, Diana, Violante. Tutte possono chiamarsi Angelica, Diana, Violante. Ma lei sola merita questo nome solenne, vibrante, tenero. E tu, Eugenia, vorrei certamente sapere se è bella. Stiamo parlando di Berta, moglie mia. Della contessa Berta. Ah, sì? È bella. Eugenia, il nostro re mi incarica di acquistargli i cavalli. Questo per dirti che io conservo qualcosa del sensale di cavalli anche con le donne. Nessun difetto mi sfugge. Berta è perfetta. Un grande angelo nero. Ne siamo davvero felici. Un angelo nero. Berta aveva posto come unica condizione al matrimonio il mio ritorno da questa foresta. E se io ne ritornerò, sarà merito vostro. Vi invito, perché voi verrete alle nostre nozze, buoni ospiti. E adesso, cara Eugenia, vammi a prendere la trota, o cuocerà troppo. Come siete belli. Che cosa dici, sfacciata? Dico, com'è bello. È nostra figlia, signore, non conosce le buone maniere. Dico che sono felice di sapere che gli uomini sono così belli. Mi si ferma il cuore. Vuoi sta zitta? Ho i brividi. Ha 15 anni, cavaliere, scusatela. Sapevo che doveva esserci una ragione per essere donna. La ragione è che gli uomini sono belli. Stai annoiando il nostro ospite. Non l'annoia affatto, gli piaccio. Vedi come mi guarda. Come ti chiami? Non si dà del tuo a un signore, povera bambina. Com'è bello. Guarda questo orecchio, padre. È una conchiglia. Pensi che io possa dare del voi a questo orecchio? Come si chiama lui? Si chiama Hans. Dovevo immaginarlo. Quando si è felice si apre la bocca, si dice Hans. Hans von Fittestein. Quando c'è la rugiada al mattino e ci si sente oppressi e un vapore ci esce dalla bocca senza volerlo, diciamo Hans. Von Fittestein zu Fittestein. Che bel nome. E com'è bello l'eco in un nome. Perché sei qui? Per prendermi. Basta! Vai in camera tua. Prendimi, portami via. Ecco la vostra trota al bleu, signore. Mangiate. Sarà meglio che ascoltare quella matta dondina. La sua trota al bleu? È magnifica. Madre, tu hai avuto il coraggio di cuocere una trota al bleu? Zitta, ormai è cotta. E ridammi il piatto. Oh, mia diletta trota, dalla nascita tu nuotavi verso l'acqua fredda. Non ti metterai a piangere per una trota? Dicono di essere i miei genitori e ti hanno presa e ti hanno gettata viva nell'acqua bollente. Sono io che l'ho chiesto, bambina. Voi? Avrei dovuto immaginarlo. A guardarvi da vicino si capisce tutto. Siete una bestia, non è vero? Perdonateci, signore. Non capite niente di niente, vero? Andate in cerca di giganti che non esistono. E se una piccola creatura viva guizza nell'acqua chiara, la fate cuocere viva. E la mangio, ragazza mia. Mangiatela adesso. Ma cosa fai? Ha buttato la trota dalla finestra. Addio. Ma dove vai di nuovo? Là fuori c'è qualcuno che ha orrore degli uomini e vuole dirmi quello che sa di loro. Mi sono sempre tappata le orecchie. Avevo un'idea mia. Lo ascolterò. Esce di nuovo a quest'ora. Fra un minuto saprò tutto. Saprò tutto quello che sono gli uomini. Tutto quello che possono fare. Tanto peggio per voi. Dovrò trattenerti a forza. So già che mentono. So che i belli sono brutti e coraggiosi codardi. E so che li detesto. Essi ti ameranno, bambina. Che ha detto? Niente. Non ho detto niente. Provate a ripetere. Gli uomini ti amano, bambina. Io li odio. Ondina! Complimenti. La educate bene. Eppure, Dio sa se la sgridiamo. Bisogna picchiarla, rinchiuderla, lasciarla senza frutta.
non mangia niente. È una bella fortuna. Io muoio di fame. Fatemi un'altra trota, Alble, solo per punirla. Era l'ultima, signore. Oh, ma abbiamo affumicato un prosciutto. Sì, sì. Eugenia ve ne taglierà qualche fetta. Vado, vi permette di uccidere i maiali? Siete fortunati. Vi ha fatto inquietare, cavaliere. Ne sono mortificato. Mi ha fatto inquietare perché sono una bestia, come dice lei. In fondo noi uomini siamo tutti uguali, vecchi o pescatori, vanitosi come una gallina faraona. Quando mi diceva che ero bello, so di non esserlo, ma mi faceva piacere. Mi è dispiaciuta quando ha detto che ero vigliacco, e so di non essere un vigliacco. Siete gentile a prenderla così. Ah, ma io me la prendo. Sono furente, sono sempre furente con me stesso quando gli altri hanno torto. Augusto, non trovo il prosciutto. Aspetta, vengo io. Io mi chiamo Ondina. È un bel nome. Hans e Ondina. Sono i nomi più belli del mondo, non è vero? Oppure Ondina e Hans. Oh no, Hans prima. È l'uomo. Deve precedere. Comanda. Ondina è la ragazza. Sta zitta. Sta zitta? Come diavolo fa? Dovunque Hans la precede di un passo. Nelle cerimonie, a corte, nella vecchiaia. Hans muore per primo. È orribile. Ma Ondina lo raggiunge subito. Si uccide. Cosa vai dicendo? C'è un attimo tremendo da passare. Il minuto che segue la morte di Hans. Ma non è lungo. Per fortuna non si arrischia niente a parlare di morte alla tua età. Alla mia età? Provate ad uccidervi. Vedrete se non mi uccido anch'io. Non ho mai avuto meno voglia di uccidermi. Dite che non mi amate. Vedrete se non mi uccido. Un quarto d'ora fa non mi conoscevi? E vuoi morire per me? Credevo che non fossimo più amici dopo la faccenda della trota. Oh, tanto peggio per la trota. Sono un po' sciocche le trote. Doveva soltanto evitare gli uomini se non voleva essere presa. Ma anch'io sono sciocca. Anch'io sono presa. Nonostante quello che ti ha detto il tuo amico sconosciuto là fuori sugli uomini? Oh, mi ha detto delle sciocchezze. Capisco. Facevi da sola domande e risposte. Non scherzate. Non è lontano, è terribile. Non vorrai farmi credere che hai paura di qualcuno o di qualche cosa? Sì, ho paura che mi abbandoniate. Ha detto che mi avreste abbandonata. Ma ha anche detto che non siete bello. Essendosi sbagliato sulla seconda cosa, può aver sbagliato anche la prima. Tu come sei? Bella o brutta? Dipenderà da voi, da ciò che farete di me. Io preferisco essere bella. Preferirei che voi mi amaste. Preferirei essere la più bella. Sei una piccola bugiarda. Eri ancora più bella un momento fa quando mi odiavi. Non ti ha detto altro il tuo amico? Mi ha detto anche che se vi baciassi sarei perduta. Ha fatto male. Io non pensavo affatto a baciarvi. Adesso ci pensi? Ci penso disperatamente. Pensalo soltanto. Oh, non perdete niente. Entro questa sera sarete baciato. Ma è così dolce l'attesa. Ci ricorderemo di questo momento più tardi. Il momento in cui non mi avete baciata. Mia piccola Ondina. Il momento in cui non mi avete detto di amarmi. Non aspettate più. Ditemelo. Eccomi. Ho le mani che tremano. Ditemelo. Pensi che si possa dirlo così? Ti amo. Parlate. Ordinate. Com'è lento un uomo. Ditemi come bisogna mettersi. Non chiedo di meglio. Sulle vostre ginocchia, vero? Prendere una ragazza sulle ginocchia con questa armatura? Io conosco un mezzo per smontare le armature. Sei pazza. Sulle mie ginocchia. Ondina! Zitta tu, chi ti ha chiamata? Ondina! Mi mischio nei tuoi affari io. Mi hai mai chiesto consiglio per il tuo matrimonio? Ondina! È bello davvero tuo marito. Un tricheco. Ti ha avuta per una collana di perle e non erano nemmeno sortite. Con chi parli, Ondina? Con delle vicine. Credevo che la vostra casa fosse isolata. Ci sono invidiosi dappertutto. Sono gelose di me. Ondina! E tu, al primo cetaceo che ti ha fatto uno zampillo, ti sei buttata fra le sue pinne. Sono voci incantevoli. Il mio nome è incantevole, non la loro voce. Abbracciami. Voglio finirla per sempre con loro. Non hai scelta del resto. Ondina! Troppo
troppo tardi. Vattene. È l'amico di cui parlavi? Sono sulle sue ginocchia. Mi ama. Ondino! Non ti ascolto più. Non ti si sente più di qui. E poi è troppo tardi. È fatta. Io sono la sua amante. Sì, la sua amante. Non capisci? È così che chiamano la loro donna. I tuoi genitori, Ondina. Alzati. Scusate, non trovavamo più il prosciutto. L'avevo nascosto io, per restare sola con Hans. E non ti vergogni? No, non ho perduto tempo. Miei cari, mi sposa. Il cavaliere Hans mi sposa. Aiuta tua madre invece di dire stupidaggini. Sì, madre, dammi la tovaglia. Servo io, Hans. Da questo momento sono la serva del mio signor Hans. Cavaliere, ho portato una bottiglia dalla cantina. Se permettete, dopo verremo con voi. Uno specchio, signor Hans, per aggiustarvi i capelli prima di mangiare. Dove hai preso questo specchio d'oro, Ondina? Un po' d'acqua sulle mani, maestà. Che brocca stupenda, nemmeno il re ne ha di uguale. È la prima volta che la vediamo. Bisognerà che mi mostriate tutto quello che dovrò fare, mio sire. Bisogna che dall'alba al tramonto io sia la vostra serva modello. Dall'alba al tramonto, piccola Ondina, svegliarmi sarà la cosa più difficile. Ho il sonno duro. Che fortuna! Ditemi come debbo tirarvi i capelli per farvi uscire dal sonno e come aprirvi gli occhi con le mani mentre la vostra testa si dibatte, come schiudervi le labbra per baciarvi e darvi il respiro. I piatti, Ondina! Oh, madre, apparecchia tu! Il signor Hans mi sta insegnando come si fa a svegliarlo. Proviamo, signor Hans. Fate come se dormiste. Ah, è impossibile con questo buon odore di cucina. Svegliati, mio piccolo Hans. È già l'alba. Ricevi questo bacio nella notte. E questo all'aurora. Perdonatele queste fanciullaggini, signore. È giovane e si affeziona. Questo sì che è prosciutto. Ah, l'abbiamo affumicato al ginepro. Ho torto a svegliarti. Perché svegliare chi si ama? Nel sonno tutto lo spinge verso di noi. Ma appena gli si aprono gli occhi, ci sfugge. Dormite, dormite, mio signore. Volentieri, un'altra fetta. Oh, come sono maldestra. Ti addormento invece di svegliarti. E la sera, lo so benissimo, ti sveglierò invece di addormentarti. Ah, sì, sarai una bella massaia. Sta zitta un momento, Ondina, vorrei dire una parola. Certo che sarò una buona massaia. Ti credi brava perché sai arrostire il maiale. Questo non significa essere massaia. Ah, sì? E che cosa occorre? Essere tutto ciò che il mio signor Hans ama, tutto ciò che egli è, essere la sua cosa più bella e la più umile. Io sarò i tuoi calzari, marito mio, e il tuo respiro. Sarò il pomo della tua sella, sarò il tuo pianto e i tuoi sogni. Quello che stai mangiando sono io. È salato a puntino, è squisito. Mangiami, finiscimi. Ondina, tuo padre vuol parlare. Signore, poiché ci fate l'onore di passare in casa nostra una notte. 10.000 notti, 100.000 notti. Permettetemi di augurarvi il più grande trionfo che cavaliera abbia avuto e di bere a colei che amate. Sei gentile, babbo. A colei che vi attende con ansia. Non l'aspetta più, è finita l'ansia. E che porta un nome che voi avete proclamato il più bello di tutti. Alla più bella, alla più degna, all'angelo nero come voi. A Berta, la vostra dama. Che dici? Dico quello che il cavaliere stesso ha detto. Menti? Mente anche lui? Mi chiamo Berta adesso. Non si tratta di te, cara. Il cavaliere è fidanzato con la contessa Berta. La sposerà al suo ritorno. Non è così, cavaliere. Lo sanno tutti. Mentono tutti. Mia piccola Ondina. Guarda, ha smesso di mangiare prosciutto. Esiste una Berta, sì o no? Lasciami spiegare. Esiste una Berta, sì o no? Sì. C'è una Berta. C'era una Berta. Dunque, è vero quello che l'altro mi ha detto degli uomini? Ti attirano con 1000 insidie sulle ginocchia. Ti baciano da farti male alla bocca. Ti passano le mani addosso, ovunque trovano pelle. E intanto pensano a una donna nera chiamata Berta. Non ho fatto nulla di simile, Ondina. Brava gente, non le crederete. Io sarò ciò che hai di più umile e di più bello, diceva. Sarò i tuoi piedi nudi. Sarò la tua bevanda e il tuo cibo. Sono parole sue, madre. E che cosa non avrei dovuto fare per lui? Morire per lui nell'istante che seguirà la sua morte. Me lo hai chiesto, sì o no? E intanto porti in cuore l'immagine di una specie di demonio di cera che chiami il tuo angelo nero. Ondina. Ti disprezzo, ti sputo via. Ascoltami. Lo vedo di qui, l'angelo nero. Lo vedo tutto nudo con le sue frange pelose.
Questo genere di angelo nero ha una coda arricciata in fondo alla schiena. Perdonami, Ondina. Non avvicinarti! Mi getto nel lago! Credo che non ci sia più alcuna Berta, Ondina. Sì, tradisci anche Berta. I miei poveri genitori arrossiscono per la tua condotta. Non credetele, signore. Lascia questa casa all'istante, altrimenti io non ci tornerò. Che hai osato dire poco fa? Credo che non ci sia più alcuna Berta, Ondina. Menti. Addio. Ondina! Ho combinato un bel guaio. Sì, hai combinato un bel guaio. Sarà meglio che gli dica tutto. Sì. Sarà meglio dirgli tutto. Non è vostra figlia, vero? No, signore. Avevamo una figlia. Aveva 6 mesi quando ci fu tolta. Chi vi ha affidato, Ondina? Dove abita chi ve l'ha affidata? L'abbiamo trovata in riva al lago. Nessuno l'ha reclamata. Si deve chiedere a voi, insomma, la sua mano. Ci chiama suoi genitori, signore. Amici miei, vi domando la mano di Ondina. Parlate da senno. Non ho mai avuto maggior senno. Non ho mai saputo meglio quello che dicevo. Ti domando la mano di Ondina, pensando alla mano di Ondina. Voglio stringere questa mano. Voglio che mi conduca alle nozze, alla battaglia, alla morte. Non si possono avere 2 fidanzate, signore. Sarebbero troppe mani. E qual è la prima fidanzata? Berta, forse? L'abbiamo saputo da voi. Conosci Berta per difendere così la sua causa? Io la conosco. La conosco. Da quando ho visto Ondina. Da voi abbiamo saputo che è perfetta. Sì. A parte un po' di schiuma all'angolo della bocca. A parte quella sua risata stridula. È perfetta. Credevo che la prima legge di un cavaliere errante fosse quella di essere fedele. Fedele all'avventura. Sì. Ed io sarò il primo ad esserlo. Perché fino ad oggi siamo stati davvero ingenui. Noi cavalieri erranti. Per me è finita. L'avventura non sarà più per me. Quella specie di noviziato nella cavalleria e nell'immaginazione che si impone perfino ai futuri cancellieri. Ormai io scopro, saccheggio e sposo per conto mio. Sposo Ondina. Fate male! Male? Rispondimi francamente, pescatore. Una volta un cavaliere girava il mondo cercando qualcosa che non fosse logoro, consueto, sciupato. Egli incontrò sulla riva di un lago una fanciulla chiamata Ondina. Una fanciulla che trasformava i piatti di stagno in piatti d'oro, che usciva nella tempesta senza bagnarsi. Non solo, era la più bella fanciulla che egli avesse visto, ma sentiva che era piena di gaiezza, di tenerezza, di sacrificio. Sentiva che poteva morire per lui, fare per lui cose impossibili ad ogni altro essere umano: attraversare le fiamme, buttarsi negli abissi, volare. Egli si inchinò profondamente e ripartì per sposare una bruna chiamata Berta. Chi era costui? Voi impostate male il problema. Ti domando che cos'era. Non osi rispondere. Un idiota. Non è vero? Vi siete già impegnato, signore. Mia cara Eugenia, non penserai che rifiutandomi voi, Ondina, io me ne vada a sposare Berta? Se Berta vi ama, cavaliere, imparerà anche lei a nuotare, a tuffarsi, a volare. Storie. Quando una ragazza ama, diventa anzi più torpida, più umida sotto la pioggia, più soggetta al catarro e alle storte. Voi ci chiedete Ondina. È per noi un onore. Ma vi daremmo quello che non ci appartiene. Chi suppone che siano i suoi genitori? Non si tratta di genitori. Nel caso di Ondina è proprio superfluo parlare di genitori. Se noi non l'avessimo adottata, Ondina avrebbe ugualmente trovato il modo di crescere e di vivere. Non ha mai avuto bisogno delle nostre carezze. Ma appena piove, è impossibile tenerla in casa. Non ha mai avuto bisogno di un tetto, ma quante volte l'abbiamo sorpresa addormentata sul lago. Forse perché i fanciulli indovinano istintivamente la natura. Forse la natura di Ondina è la natura stessa. Ci sono grandi forze intorno a Ondina.
Le forze della giovinezza. Vi pare? Quando ti ho sposata, mio povero Eugenia, avevi la stessa età. Anche tu eri graziosa e intrepida. E il lago rimaneva come l'avevo sempre conosciuto. Ottuso, cieco. E l'inondazione. Quanto vi è di meno intelligente. E la tempesta. Quanto di più brutale. Da quando Ondina è con noi, tutto è cambiato. Perché sei un pescatore più esperto. Perché sei vecchio. Un lago che non distrugge più le reti. Che dà sempre la quantità giusta di pesce. Non uno di più, né uno di meno. Un lago che non entra nella barca, anche se nel fondo c'è una falla che non avevate visto, come ieri. È una cosa insolita. Dove vuoi arrivare? Devo chiederla in moglie al lago? Non scherzare. Accetto con gioia che tutti i laghi del mondo mi siano suoceri e tutte le correnti dei fiumi suocere. Sono in ottimi rapporti con la natura. State in guardia. È vero che la natura non osa mettersi contro l'uomo. Ha un debole per lui. Ma se l'uomo dispiace una sola volta la natura, è perduto. Ed io dispiacerei alla natura sposando Ondina? Voi non le siete dispiaciuti adottandola? Datemi Ondina, amici. Darvi Ondina. Dov'è Ondina in questo momento? Ritornerà mai più Ondina? Spesso quando scompare pensiamo che sia per sempre. E guardate e cercate. Non ne rimane traccia. Non ha mai voluto altri vestiti che quelli che ha indosso. Non ha mai avuto giocattoli, cofanetti. Quando se ne va, tutto di lei se ne va. Quando è andata è come se non fosse mai venuta. Ondina è un sogno. Non esiste Ondina. Tu ci credi a Ondina, Eugenia? Credo che tu stia diventando un po' matto, povero Augusto. Mi chiedo se tu non abbia ragione. Io sono come te. Mi pare di essere in un sogno. È chiaro che ricordo di averla vista, la mia piccola Ondina. Ne ricordo la voce, la risata. La vedo ancora gettare la vostra trota, una trota di mezza libra. Ma se anche non comparisse più, se non ci desse altri segni che con brevi lampi e piccole tempeste, se ci dicesse che ci ama solo più con le onde o con la pioggia, oppure con un pesce di mare finito nella mia rete da luci, la cosa non mi stupirebbe. Scusatelo, è proprio stanco. Vieni, Augusto. Parleremo domani di Ondina. Come? Bacia. Perché dovrei baciarvi? Devo spogliarmi nuda? Che pazza, hai un'aria così stupida. Che cos'è questo scherzo, piccola Ondina? È una di quelle vicine gelose. Non vogliono che ti ami. Dicono che ti dai alla prima venuta, che la prima sfrontata può sedurti. Non sciogliermi i capelli, bel cavaliere. Non accarezzarmi le reni. Questa non c'è male. Mi mandano la più bella? No, la più intelligente. Oh, Hans, caro, abbracciami. Guarda quell'idiota. Com'è stupida una donna che si offre. Ebbene, puoi andartene anche tu. Hai perduto. Un'altra. Parla, ragazza. Hans Wittgenstein, zu Wittgenstein. Senza te la vita è morte. È delizioso. Doveva essere all'incirca così il canto delle sirene. Infatti, l'hanno copiato. Non ascoltarla. Non hai fiducia? Oh, amor mio, non ascoltare. Non vedi che non ha gambe, gambe separate, che ha una coda? Chiedile di fare la spaccata, tanto per provare. Io sono una vera donna, so farla. Guarda! Ma che cosa stai dicendo? Parlate, signorina. Io penso a te, che mami forse un poco. Fiamma. La fiamma arrossa il focolare. È stupendo. Lo imparerai a memoria per le nostre serate. Non restare un minuto di più, vattene! Hai perduto, Ondina! Hai perduto! Che cosa hai perduto? La scommessa. Ti tiene fra le braccia e guarda a me.
ti bacia e ascolta me. Ti tradirà. Ti tradirà. Hai perduto. Hai perduto. No, si sta burlando di voi. Ho vinto. Allora, posso dire che accetti? Il patto è valido. Il patto è valido. Che patto? Sì, puoi dirlo. Dillo all'invidia, alla gelosia, alla vanità. Benissimo. Benissimo. Ad ogni cosa che brulichi, nuoti, faccia lambra, abbia lische, deponga uova a miliardi. T'accorgerai se è più interessante essere umana. Che diamine state dicendo? Vaglielo a dire. Vattene. Un minuto e lo sapranno. Anche se intendo io. Sia maledetto. Che modi. Che furia. Sì, è la famiglia. Questa volta sei preso. Anima e corpo. Non ti dibatti più. Non fai più gli effetti di voce e i giochetti con le gambe. Sono paralizzato dalla gioia. Ci sono voluti 20 minuti. Per il Lucio ce ne vogliono 30. C'è voluta tutta la mia vita. Dall'infanzia un amo mi strappava dalla sedia, dalla barca, dal cavallo, mi tirava verso di te. Si è conficcato proprio nel cuore, non nelle labbra o nel grasso della guancia. Troppo a fondo perché tu possa staccarlo. E pretendere troppo chiederti di uscire da queste metafore di pesci e dirmi che mi ami? No, ecco, dico che ti amo. Oh, l'avevi già detto. A tutte quelle che non amavo. Racconta, parla delle mie vittorie. Dimmi chi abbandoni per me. Tutte le donne. Quelle malvagie, indegne, barbute. Quelle buone, quelle belle. Oh, Hans, vorrei offrirti l'universo e già ne tolgo la metà più bella. Un giorno me lo rinfaccerai. Non sono nulla vicino a te. Le vedrai. Dove potrei vederle? Dove si trovano. Nei maneggi, sulle sponde dei pozzi, dai mercanti di velluti. Partiremo domani. Vuoi già lasciare la nostra casa, il lago? Voglio che il mondo veda la sua creatura più perfetta. Non sai che tu sei la cosa più perfetta che il mondo possegga? Lo immagino, ma il mondo ha occhi per vedere. E anche tu vedrai il mondo. Non potete continuare ad ignorarvi l'un l'altro. È molto bello, Ondina. Oh, Hans, del mondo c'è una sola cosa che vorrei sapere. Ci si lascia nel mondo? Che cosa vuoi dire? Supponiamo un re e una regina che si amino. Si lasciano? Ti capisco sempre meno. Mi spiego. Prendi i pescecani. Non che io li ami particolarmente. Che cosa c'entrano i pescecani? È un esempio. Una volta accoppiati, Hans, i pescecani non si lasciano mai più. A due dita uno dall'altro, nuotano per migliaia di leghe senza che la testa della femmina rimanga mai indietro più di una testa. Vivono così vicino il re e la regina. La regina un po' più indietro del re, come si conviene. Sarebbe difficile. Il re e la regina hanno ciascuno i propri appartamenti, le proprie vetture, i propri giardini. Ciascuno? Che spaventosa parola. Perché? Perché ciascuno ha le proprie occupazioni, i propri ozi. Anche i pescecani hanno delle occupazioni terribilmente diverse. Eppure vivono vicini e paralleli per tutta la vita. Nemmeno una soglia la passerebbe tra loro. E questo dimostra che uomini e pescecani appartengono a specie diverse. Ma tu, ben inteso, non mi lascerai mai, neppure per un secondo, neppure d'un metro. Da quando ti amo, la solitudine comincia a due passi da te. Sì, Ondina. Oh, Hans, ascoltami. Conosco qualcuno che potrebbe unirci per sempre. Uno potentissimo, che potrebbe far sì che noi venissimo saldati uno all'altro come certi gemelli. Vuoi che lo chiami? E le braccia, Ondina, non ne tieni conto? Le braccia servono agli uomini soprattutto per sciogliersi. L'amico che ci unirà è fuori, accetterà. Devi dire solo una parola. Ondina, e la guerra? Andrò in guerra con te. Saremmo il cavaliere dei tuoi volti. Il nemico fuggirà, diventeremmo celebri. Lo chiamo, vero? E la morte? Nessuno ci potrebbe sciogliere. Ho previsto tutto. Vedrai come sarò discreta. Mi tapperò le orecchie. Chiuderò gli occhi. Non ti accorgerai che sono saldata a te. Lo chiamo. No. Prima proviamo così, Ondina. Poi vedremo. Hai paura per questa notte? Sì. Che cosa fai? Non ti dà noia se leggo intorno a noi questa cordicella? No, cara. E questa catena? No, cara. E questa rete? La toglierai appena dormirò. Guarda. Spadiglio già.
Buonanotte, amore. Buonanotte. Uomo e donna non furono mai legati così stretti in questo modo. Addio, Ondina! Abbi cura tu dei 200 salmoni feriti e occupati degli avannotti. All'alba portali sotto la cascata marina e a mezzogiorno sotto i sargassi. Veglia sul fiume che chiamano Reno. È troppo faticoso per loro. Addio! Tu mi sostituirai nella sorveglianza delle perle. Le troverai tutte nella sala delle grotte. Per l'ultima volta, non tradirci. Non andare con gli uomini. Io vado con un uomo. Ti tradirà, ti abbandonerà. Non ti credo. Allora il patto vale, piccola idiota. Accetti il patto se ti tradisce. Sei la vergogna del lago. Ondina, gloria del lago. Com'è comodo avere due bocche per rispondere. Addio, Ondina! Ondina di Jean Giraudoux. Atto secondo. Nel salone d'onore del palazzo del re. Signori, mi rivolgo alla vostra fantasia come alle vostre qualità estemporanee. Tra pochi minuti il re riceverà in questa sala il cavaliere di Wittgenstein, il quale, dopo 3 mesi di luna di miele, si è finalmente deciso a presentare la sua giovane sposa a corte. Sua maestà desidera che un piccolo spettacolo chiuda la solennità. Voi, signor soprintendente dei teatri reali, che cosa ci proponete? Salambò. È triste, Salambò, e lo avete già fatto rappresentare domenica per l'anniversario funebre della Margravia. È triste, ma è pronto. Eccellenza, il mio teatro ha rappresentato 1000 volte Salambò. È la sola opera che possa chiedere di improvvisare ai miei attori. Mi spiace. Sarebbe sconveniente mostrare a 2 innamorati la misera fine dell'amore. A te, chi sei? Il prestigiatore, eccellenza. Dove hai gli arnesi? Sono un prestigiatore senza arnesi. Non scherzare, non è possibile senza arnesi. Dipende dalle qualità del prestigiatore. Oh, tu sembri averne di ottime. E che cosa proponi? Se vostra eccellenza permette, lascerò che le circostanze mi diano l'ispirazione. È una grande prova di fiducia. Sono ai vostri comandi per offrirvi immediatamente un piccolo spettacolo riservato a titolo di prova. Vedo che sai leggere anche il pensiero. Non fatemene troppo merito, giacché il pensiero che preoccupa voi è lo stesso per tutta la corte. Sì, eccellenza, come voi desiderate, come ogni dama della città desidera, posso fare in modo che un uomo e una donna che da 3 mesi si evitano si trovino faccia a faccia. Proprio qui? In questo stesso istante. Il tempo di far accomodare i curiosi. Ti illudi. È vero che fa parte del tuo mestiere, ma pensa che l'uomo in questione sta dando gli ultimi tocchi all'abito di corte della sua sposa e la contempla affascinato. E la donna in questione, dal canto suo, per risentimento e gelosia, ha giurato che non si mostrerà a corte. Bene, ma supponete che un cane rubi un guanto della sposina e lo porti verso questa sala. Che farà lo sposo? Supponete che l'uccello della dama fugga dalla gabbia e voli qui. L'uccello che essa ama. Ti servirebbe a poco. Eccellenza, non l'avrete mai vinta con la magia. Credete a me. Date il segnale, sistemate i curiosi e vedrete giungere qui Berta e il cavaliere Hans. Avvertite le dame. Eccellenza, perché rendere questo cattivo servizio? Oh, accadrà ugualmente un giorno o l'altro. Conoscete le male lingue di corte. È affar loro, non riguarda noi. Caro poeta, quando avrete la mia età troverete che la vita è un teatro che langue troppo.
è incredibilmente male organizzata. Dal momento che ho un mago sotto mano, voglio finalmente togliermi il gusto di vedere la vita svolgersi alla velocità e nelle proporzioni non soltanto della curiosità, ma delle passioni umane. Scegliete una vittima meno innocente. Oh, questa vittima innocente, giovane amico, ha distolto un cavaliere dai suoi giuramenti. La sua punizione dovrà venire, presto o tardi. Se il cavaliere e Berta si incontrano e si spiegano oggi, evitando di farci attendere un semestre come esigerebbe la vita, se si danno la mano al mattino, si baciano in serata invece di rimandare quel bacio all'inverno o all'autunno, la trama del loro intrigo non subirà mutamenti, ma sarà più vera, più forte e più fresca anche. In questo il teatro è superiore alla vita, non diventa rancido. Comincia, mago. Eccellenza, è una cattiva azione accelerare la vita. Tacete, poeta! Arriva il fringuello! Ed ecco il cane con il guanto. Benissimo, nascondiamoci! Ma si incontreranno, sì o no? Perché non ci siano dubbi sul loro incontro, farò addirittura in modo che si scontrino. Sei fuggito di nuovo. Lasciati prendere. Ah! Maledetto cagnaccio! Lascia il guanto! Oh! Si sono scontrati! Prestigiatore, avete delle grandi qualità! Grazie. Scusate, Berta. Scusate, cavaliere. Vi ho fatto molto male? Non ho sentito assolutamente nulla. Sono un villano. Sì. Bello il viaggio di nozze? Meraviglioso. Una bionda, vero? Bionda. Dove passa lei, passa il sole. Notti assolate. Io preferisco l'ombra. Ciascuno ha i suoi gusti. Allora dovete aver sofferto. Il giorno della vostra partenza, quando mi baciaste all'ombra di quella quercia. Berta. Io non soffrivo. Mi piaceva molto. Mia moglie è qui vicino, Berta. Stavo bene tra le vostre braccia. Stavo bene per sempre. Foste voi a sciogliere quell'abbraccio. Senza perdere un minuto mi avete portato dalle vostre amiche. Per vanità. Per fare la ruota. Ci si toglie anche l'anello. Quello di fidanzamento. Per farlo vedere. Mi spiace. L'anello non ha capito. Ha fatto quello che fanno gli anelli. È rotolato. Sotto un letto. Che linguaggio. Senza dubbio sbaglio parlando di letto. I villani dormono sopra la cascina, nel fieno. Avete dovuto spazzolarvi? Risvegliandovi dalle vostre notti d'amore? Da come parlate, immagino che non abbiate ancora avuto le vostre. Non preoccupatevi, verranno. Non ne dubito. Ma se volete un consiglio, preferite il vostro amore a voi stessa. Non lasciate più che vada lontano. Qualunque cosa possiate credere, da lontano la vostra immagine sbiadisce. State tranquillo, non lo lascerò più. Chiunque sia, non lo spingete più egoisticamente lontano da voi, verso sterili pericoli e incontro alla morte. Sia da pensare che abbiate avuto molta paura in quella foresta. Dicono che siate superba. Non esitate, quando lo vedrete, a corrergli incontro e a baciarlo davanti a tutta la corte. Era mia intenzione. Anche se fossimo stati soli. Oh, Berta. Voi piena di dignità, d'orgoglio. Io piena d'umiltà. D'impudenza. A che gioco giocate adesso? Che cosa volete? Non stringetemi la mano. C'è un uccello. Amo mia moglie. Nulla mi separerà da lei. Un fringuello. Lo soffocherete. Se la foresta mi avesse inghiottito, non avreste avuto neppure un pensiero per me. Ritorno felice e non potete sopportare la mia felicità. Liberate questo uccello che stringete nella mano. No. Ha un cuore che batte. Accanto al mio. Ho bisogno del suo piccolo cuore in questo momento. Lasciatemi la mano. Che segreto nascondete? Confessatelo. Ecco. Lo avete ucciso. Oh, perdonatemi, Berta. Il mio segreto, Hans? Il mio segreto e la mia colpa? Pensavo che l'aveste capito. Ho creduto alla gloria. Non a lei. A quella dell'uomo che amavo, che avevo scelto fin da bambina, che una sera ho attirato sotto la quercia sulla quale, fanciulla, avevo inciso il suo nome.
Anche il nome cresceva ogni anno. Io sono Bruna. Ho creduto che in quella foresta il mio fidanzato sarebbe stato nella mia luce e in ogni ombra avrebbe visto la mia forma, in ogni oscurità il mio gesto. Volevo spingerlo nel cuore di quell'onore, di quella gloria delle tenebre, di cui io non ero altro che il richiamo e il più modesto simbolo. Non avevo paura. Sapevo che avrebbe trionfato della notte, poiché aveva vinto me. Volevo che egli fosse il cavaliere nero. Potevo supporre che tutti gli abeti del mondo, una sera, avrebbero schiuso i rami di fronte ad una testa bionda. E io potevo supporlo? È questa la mia colpa. L'ho confessata. Non se ne parlerà più. Non inciderò più nomi, altro che sulle querce da sughero. Un uomo solo con la gloria è già stupido. Una donna sola con la gloria è ridicola. Peggio per me. Addio. Perdonatemi, Berta. Datemi questa povera bestiola. La porto via. Ecco! Ecco la scena che avreste visto soltanto il prossimo inverno se non foste ricorsi ai miei servigi. È più che sufficiente. Fermiamoci. No, davvero, caro poeta. Ho fretta di vedere quella successiva. La successiva? La successiva? Ai vostri comandi. Quale? Quella in cui Hans, chinandosi sul cavaliere da lui ferito, ne vede il petto e riconosce Berta. Signora, quella scena è riservata ad altri secoli. Oh, quella in cui Berta e il cavaliere parlano per la prima volta di Ondina. La scena dell'anno 21. Pronti! Oh, che cosa ho sulle guance? Ah, un inconveniente del metodo. Avete una barba di 6 mesi. Nascondiamoci, nascondiamoci! Hans, vi cercavo. Cercavo voi, Berta. Hans, bisogna che fra noi non rimanga nemmeno un sospetto. Non posso essere vostra amica se non sono amica di Ondina. Affidatemela per questa sera. Mi aiuterà nella stesura di poemi. Grazie, Berta, ma dubito. Ondina non scrive volentieri. No, Ondina non sa scrivere. Come ha ragione. Così può dedicarsi liberamente alle opere altrui. Può leggere i romanzi senza invidiarne l'autore. No, non li legge. Non le piacciono i romanzi? No, non sa leggere. Come la invidio. Che ninfa, in mezzo a questi saccenti e a queste bigotte. Come sarà riposante vedere finalmente la natura in persona, abbandonarsi incurante alla musica e ai ballerini. Non la vedrete. Siete così geloso? No, non sa danzare. Volete canzonarmi, Hans? Avete sposato una donna che non legge, non scrive e non danza. Sì, e non recita, e non suona il flauto, e non va a cavallo. E a caccia piange. Che cosa fa? Nuota, un po'. Che angelo. Ma state attento. Non è raccomandabile essere ignoranti a corte. I professori pullulano. Come si presenta Ondina? Com'è? Come l'amore. Come l'amore muto o come quello discorsivo? Se saprà tacere, le sarà lecito ignorare tutto. È un punto, Berta, su cui non sono senza timori. Ondina chiacchiera e, avendo avuto la natura come unica maestra di corte, ha imparato la sintassi dalle ranocchie e i legamenti dal vento. È ormai la stagione dei tornei e delle cacce. Io tremo all'idea delle parole che strapperanno a Ondina questi spettacoli, dove ogni assalto, ogni evoluzione ha ogni volta un nome. Io glieli insegno, ma senza successo. Ad ogni termine tecnico, ad ogni parola nuova per lei, mi bacia. Ce ne sono 33 solo nella prima presa di ferro che ieri tentavo di spiegarle. 34. È vero, con il cartoccio 34. Dove avevo la testa? Brava, Berta. Vi siete sbagliato di un bacio. Affidatemi Ondina, Hans. Con me non avrete più da temere un tale pericolo. Io conosco la giostra e la caccia. Quello che soprattutto deve conoscere, Berta, sono le caratteristiche e i privilegi dei Wittgenstein. E sono segreti. Sono stati quasi miei. Fatemi delle domande. Che colore deve portare lo scudo dei Wittgenstein
entrando nell'arena. L'azzurro principesco, inquadrato dallo scoiattolo con la coda mozzata. E la tenuta dei Wittgenstein, oltrepassando lo steccato? La lancia a squadra, il destriero all'ampio. Berta, che moglie di cavaliere sarete un giorno. Ha ragione Wittgenstein, la contessa Berta fa di tutto, sa tutto, è la moglie ideale, su mago, la terza scena, stiamo in ansia. O quale sarà? Quella in cui Berta vede Ondina danzare nuda al chiaro di luna con gli elfi? Confondete di nuovo, signora. La lite fra Berta e Ondina? E che ne direste di un anno di tregua? Eccellenza, si avvicina l'ora del ricevimento. Oh, è vero, ahimè, ho appena il tempo di andare incontro a questa giovane signora e di darle, giacché tanto ciarliera, quei consigli che evitino, almeno per oggi, ogni sproposito. Oh, eccola! Eccola che scende il cane! Guardate lei! Mia signora, permettete di porgervi la mano? Ciambellano, speravo che si preparasse una festa nautica. Assolutamente impossibile. Mi piacerebbe tanto. Sostituire con una festa nautica un ricevimento ordinario di terza classe è praticamente impossibile. D'altra parte, il ministro delle finanze lo proibirebbe. Portare l'acqua nella piscina costa ogni volta un patrimonio. Ve la farei avere gratis. Non insistete. Quando anche il nostro re ricevesse il principe dei pesci, dovrebbe, per ragioni di economia, riceverlo sulla terra. L'acqua mi donerebbe talmente di più. Non a noi, non a me. Ma sì, a voi specialmente. Avete la mano umida. Nell'acqua nessuno se ne accorgerebbe. La mia mano non è umida. Lo è. Toccatela. Signora, vi sentite la forza di ascoltare per un minuto quei consigli che vi risparmieranno oggi pomeriggio spropositi e scandali? Per una o due ore, se volete. Di ascoltare senza interrompere? Ve lo giuro, niente di più facile. Signora, la corte è un luogo sacro dove l'uomo deve controllare le due spie di cui non può liberarsi. La parola e il volto. Se ha paura, essi devono esprimere coraggio. Se mente, franchezza. Prendiamo l'esempio che voi stessa innocentemente avete scelto. Ebbene sì, la mia mano è umida, la destra. La sinistra è un modello di secchezza. D'estate brucia, fin dall'infanzia, lo so. E ne soffro. Ma per quanto umida sia la mano, ho le braccia lunghe. Giungono fino al trono. Possono tenere ricompense e provocare disgrazie. Dispiacermi significa giocarsi il proprio favore, quello del proprio marito, soprattutto se si scherniscono le mie tare fisiche, la mia tara fisica. D'altronde, io non ne ho di morali. Dunque, bella Ondina, se avete seguito il mio ragionamento, ditemi, da esperta dama di corte, come è la mia mano? Umida, come i vostri piedi. Non ha capito niente, signora. Signora, ammettiamo che io abbia la mano umida. Può darsi però che quando avrete toccato tutte le mani della corte cambierete opinione. Ammettiamolo. E ammettiamo che io l'ammetta. Ma andreste a dire al re che ha la mano umida? Certamente no. Benissimo. Perché re? No, perché è asciutta. Insopportabile. Vi sto facendo il caso in cui lo fosse. Non potete, non lo è. Ma se il re vi interroga sul porro che ha sul naso, ce l'ha un porro il nostro re? Non fatemi gridare così forte, per favore. E se vi chiede a che cosa assomiglia? Sarebbe molto strano che un monarca che mi vede per la prima volta pensasse di chiedermi a che cosa somiglia il suo porro. Ma signora, stiamo facendo un'ipotesi. Tento soltanto di farvi capire che cosa si dovrebbe dire del vostro porro per farvi piacere nel caso ne aveste uno. Non avrò mai porri. Potete aspettare. È pazza. Che ne dite, poeta? Signora, il ciambellano vuole semplicemente farvi capire che non bisogna mortificare chi è brutto parlandogli della sua bruttezza. Basta che non lo sia. Lo sono io. Cercate dunque di capire che la cortesia è una specie di investimento e il migliore. Grazie ad essa, quando invecchierete, vi diranno che siete giovane. Quando diventerete brutta, che siete bella. E tutto questo in cambio di un versamento minimo. Io non invecchierò mai. Che bambina! Volete scommettere? Ditemi, poeta! Signora! Ditemi, poeta. È la cosa più bella del mondo, vero? Senza confronto. Quando precipita dalle rocce, spruzzando la bella donna e l'aquilegia. La cascata è la cosa più bella del mondo? Siete ammattito? Ah, capisco. Voi parlate del mare. Il mare? Quella salamoia? Quel ballo di San Vito? Mi insultate! Signora!
Signora! Signora, ho appena il tempo di dirvi che, come ad ogni dama che venga presentata a corte, il re vi farà oggi una domanda sull'eroe di cui porta il nome. Ercole. Venne chiamato così perché nella culla schiacciò sotto il sedere un serpentello che sbadatamente vi si era smarrito. Voi siete la sesta debuttante dell'anno. Vi domanderà la sesta fatica. Ascoltatemi bene, ve la farò ripetere e per San Rocco vi supplico di non distrarvi andando a chiacchierare col poeta. A proposito, dimenticavo. Grazie di ricordarmelo. Ho una cosa urgentissima da dirgli. Vi proibisco! Poeta, mi piacete. Voi mi confondete, ma il ciambellano aspetta. Cosa dovete dirmi di così urgente? Questo. Signora, signora! Mi riferivo alle sorgenti poco fa, alle sorgenti sottomarine, quando la primavera sboccia in fondo al lago. Il gioco sta nel trovarle al loro scaturire. È un'acqua improvvisa che si dibatte in mezzo all'acqua. Si cerca di comprimerla con le mani. Si è inondati da un'acqua che non ha toccato altro che acqua. Ce n'è una qui vicino nello stagno. Andateci, guardate la vostra immagine riflessa. Signora, ascoltate, signora! Quando Ercole ebbe ucciso il pesce... Ercole ha ucciso un pesce? Sì, il più grande, l'idra di Lerna. Allora io mi tappo le orecchie. Non voglio sapere niente degli assassini. Che diabolica! Prestigiatore! Dov'è il prestigiatore? Che scena c'è adesso? E la prossima? Io non c'entro. Il primo bacio di Hans Albert. No, 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 molto peggio. Il primo screzio tra il cavaliere e Ondina. Oh, Hans, caro, vieni presto. Il ciambellano mi insegna a mentire. Lasciami stare, devo parlargli. Toccagli la mano, sentirai com'è asciutta. Mento bene, vero ciambellano? Zitta, Ondina. Sei brutto, ti odio e non mento adesso. Vuoi sta zitta? Eccellenza, che significa il mio posto a tavola? Mi avete messo dopo Sam. Infatti, cavaliere. Io ho diritto al terzo posto dopo il re e alla forchetta d'argento. L'avevate. Ed anche al primo posto e alla forchetta d'oro, se un certo progetto si fosse attuato. Ma il vostro matrimonio vi assegna il 14° posto ed il cucchiaio. Che importa, Hans caro? Ho visto le portate. Ci sono 4 buoi interi. Sono certa che ve ne sarà per tutti. Che cosa avete da ridere, Bertram? Rido quando il mio cuore è lieto, cavaliere. Non vorrei impedire la gente di ridere. Ride di te. Non ride con malizia. Ride perché mi trova divertente. Lo sono senza volere, ma lo sono. Ride per simpatia. È vero? Mia moglie non deve provocare il riso. Nemmeno per simpatia. Allora non riderà più, perché non vuole farmi dispiacere, vero cavaliere? Mi terrò lontano da quanto non sia nei vostri desideri, signora. Non serbate rancore a mio marito. È lusinghiero per me che egli badi tanto a quello che mi riguarda. Non vi pare? Gli invidio d'essere il solo a poterlo fare. Chi ha chiesto la vostra opinione, Bertram? Ma io, caro, io. Avresti bisogno delle lezioni del ciambellano, Hans. Non essere nervoso. Fa come me. Né tuono né diluvio mi cancelleranno più questo sorriso dalle labbra. Zio, sei tu? Perché questo travestimento da mago? Stai preparando qualche cattiveria? Vedrai. Lo faccio per il tuo bene. Scusa se sembro importuno. Ti perdono a un patto. Ascolto. Oh, zio, ho bisogno di calma. Concedimi soltanto durante questa festa di non vedere ciò che gli altri pensano. Ci si rimette sempre. Che cosa penso io? Oh, fattene! Mi richiamerai fra un minuto, Ondina. Signori, il re, signori, il re! Salve, cavaliere! Salve, piccola Ondina. Signora, perché continuate a fissare Berta? Ricordatevi piuttosto la riverenza! Come tutti quelli che voglio amare, io ti accolgo, bella fanciulla, in questa sala dedicata ad Ercole. Mi piace Ercole. Fra i miei nomi è il più caro. Ercole. Ercole e le sue fatiche. Tu sai, penso, quante fatiche condotte a termine, Ercole. 9! E non guardate Berta. 9, maestà. Benissimo. Il ciambellano suggerisce un po' forte, ma la tua voce è incantevole, anche in una parola così breve. Ma gli sarà difficile suggerirti la descrizione completa della sesta fatica. Ce l'hai sopra il capo, in quel medaglione, guarda. Chi è quella donna che vuol sedurre Ercole? Bella in volto e falsa nel cuore. È Berta. Oh, ma cosa dice? Non l'avrete. Che cosa non avrò? Non sarà mai vostro, mai. Ma che cos'ha questa bambina? Ondina, il re parla con te. Se gli dite una parola, vi uccido. Vuoi star zitta? È pazza. Oh, re, salvateci. Salvarti? Ma da che cosa, ragazza mia?
Che pericolo corri in questa festa data in tuo onore? Scusatela, scusatemi. Zitto tu, tu sei già con loro, con tutte. Senza volere fai già il loro gioco. Ma spiegati, Ondina. Orre, non è spaventoso avere un marito a cui si è dato tutto. È forte, è leale, è bello. Ti supplico, Ondina. Taci, so quel che dico. Sei stupido, ma sei bello. E lo sanno tutte. E tutte dicono fra sé, è una fortuna che essendo così bello sia così stupido. Sarà dolce stare fra le sue braccia e baciarlo perché è bello. Sarà facile sedurlo perché è stupido. E il nostro cuore non correrà nessun rischio. Perché è stupido. È deliziosa. Vero che ho ragione, cavaliere. Ondina, a che cosa stai pensando? Come vi chiamate, voi che mi trovate deliziosa? Bertram, signora. Tacete! Cavaliere, quando una donna mi chiede il nome, io lo dico. Di grazia! Maestà, visconti e viscontesse avanzano per il baciamano. Padre, non vi sembra eccessivo che in questo palazzo la vostra figlia adottiva venga insultata da una contadina? Maestà, permettetemi di chiedere congedo per sempre. Ho una moglie adorabile, ma non adatta a tutti. Guardate come se la intendono. Sono pieni di falsità. Berta non è falsa, Ondina. Lo è. Ha osato una volta parlarvi del... Signora! Del fatto che discendo da Ercole per via della mia antenata Onfale. Ma non me ne vergogno, piccola Ondina. No, del porro, semplicemente. Del porro! Del vostro porro, che è il più bello che re abbia avuto. Potete averlo preso soltanto da una testuggine di là del mare. Ma cosa dice? Dove l'avete incontrata? Alle colonne d'Ercole. Oh, no. Ma stai, margravi avanzano per la cerimonia della giarrettiera. Sta tranquilla, Ondina. Mi piaci. È raro che accada questi soffitti di risuonare sotto la voce dell'amore e non mi è sgradito. Ma per la tua felicità segui i miei consigli. A voi crederò senza discutere. Berta è una fanciulla mite, leale, e chiede soltanto di amarti. Eh no, tutto sbagliato. Ti prego, sta zitta. Secondo te è mite una fanciulla che uccide Fringuelli? Che cos'è questa storia dei Fringuelli? Perché Berta dovrebbe uccidere Fringuelli? Per turbare Hans. Posso giurarti che Berta... Padre, avevo riacchiattato il mio Fringuello quando Hans, nel prendermi la mano per salutarmi, ha stretto troppo. Non ha stretto troppo. Il pugno della donna più debole diventa un guscio di marmo quando vuole proteggere un Fringuello vivo. Se io ne avessi uno in mano, maestà, il vostro Ercole potrebbe stringere con tutte le forze. Ma Berta conosce gli uomini. Sono mostri di egoismo che la morte di un uccello sconvolge. Il Fringuello era al sicuro nella sua mano e lei l'ha allentata. Sono stato io a stringere troppo forte. È stata lei ad ucciderlo. Maestà, baroni e baronesse. No, sia stato lui o lei. Devi giurarmi che d'ora in poi lascerai Berta tranquilla. Se lo ordinate, giuro. Te lo ordino. Giuro. A patto che lei stia zitta. Ma sei tu che parli. Lei parla fra sé. Io sento tutto. Tacete, Berta. Chiedile scusa, Ondina. I miei capelli. Che ha da dire sui miei capelli? Preferisco i miei capelli di stoppa, come lei li chiama, alle sue trecce che assomigliano a serpenti. Guardatela, maestà, ha delle vipere per capelli. Chiedi scusa. Dunque non la senti, non la sentite. Dice che con questo scandalo mi sto perdendo da sola, che una settimana di simili sciocchezze mi strapperanno mio marito e poi basterà aspettare che io muoia di dolore. Questo dice la mite Berta. Questo grida. Oh, Hans, caro, abbracciami davanti a lei per umiliarmi. Non toccarmi. Baciami davanti a lei. Ho risuscitato il Fringuello. Non lo sentite? Canta. Eccellenza, è pronto lo spettacolo? Nessuno spettacolo verrà mai tanto a proposito. Sei arrabbiato, Hans? Non sono arrabbiato, ma mi hai coperto di vergogna. Ci hai resi ridicoli davanti a tutta la corte. Non restiamo più qui. Solo il re è buono e solo la regina è bella. Andiamo via. Cavaliere, tra poco inizia lo spettacolo. Date il vostro braccio alla contessa Berta. Il suo braccio, Berta, mai. È il protocollo. La vostra mano, Berta. La sua mano, mai. Ora saprei tutto, Hans. Ascolta che cos'è Berta. E voi tutti, fermatevi. Ascoltate, ascoltate che cos'è la contessa Berta. E che cosa le deve il protocollo. Ondina, è troppo. Lasciateci. Voglio parlare con questa bambina. Oh, sì. Ho un segreto da confidare alla regina. Ottima idea, Isotta. Isotta? Ore, vostra moglie è la regina Isotta. Non lo sapevi? E Tristano? Dov'è Tristano? Non vedo che rapporto ci sia, Ondina. Calmatela, cara Isotta, calmatela. Ti chiami Ondina?
vero? Sì, e sono un'ondina. Quanti anni hai? 15? 15, e sono nata da secoli, e non morirò mai. Perché sei venuta a perderti in mezzo a noi? Come ha potuto piacerti il nostro mondo? Dalle sponde oblique del lago sembrava meraviglioso. Lo è ancora da quando vivi all'asciutto? Ci sono mille modi di avere acqua davanti agli occhi. Ho capito. Perché il mondo ti sembri di nuovo splendido, pensi alla morte di Hans. Perché le nostre donne ti sembrino ancora meravigliose, pensi che ti prendano Hans. Vogliono prendermelo, non è vero? Ne hanno l'aria. Tu gli dai troppa importanza. Oh, regina, c'è un segreto. È il mio segreto. Se me lo prenderanno, morirà. È spaventoso. Oh, rassicurati, non sono così crudeli. Sì, morirà perché io ho accettato che muoia se mi tradisce. Che cosa dici? È questa la pena che applicano le ondine? Oh, no. Fra le ondine non c'è mai stata una sposa infedele. Se non per confusione, o per eccessiva rassomiglianza, o perché l'acqua era torbida. Ma le ondine si mettono d'accordo perché il traditore involontario non lo sappia mai. E come possono sapere allora che Hans può tradirti? Capire la parola tradire? L'hanno imparata all'improvviso, vedendolo. Prima non avevano mai parlato di tradimento fra loro, mai prima della venuta di Hans. Ma hanno visto un bell'uomo a cavallo, con la lealtà in viso, la sincerità sulle labbra. E allora la parola tradire è corsa in fondo alle acque. Povere ondine. E allora tutto ciò che in Hans dava fiducia, lo sguardo franco, la parola chiara, tutto questo sembrava loro un presagio inquietante, un'ipocrisia. Vien da pensare che la virtù degli uomini sia già una menzogna orrenda. Mi ha detto che mi avrebbe amata sempre. E la parola tradire è nata nelle acque. Persino i pesci la compitavano. E ogni volta che uscivo dalla capanna per narrare loro l'amore di Hans e schernirli, tutti mi gridavano quella parola, con bolle d'aria o con suoni. E allora ho stretto il patto. Che patto? Il loro re, mio zio, ha detto: tu ci permetti di ucciderlo se ti tradisce. Dire di no era umiliare Hans davanti a loro. Era come dire che disprezzavo Hans. Era come disprezzare me stessa. Ho detto sì. Dimenticheranno, cambieranno idea. Credete, è molto piccolo in tutto l'universo il luogo in cui si dimentica, si cambia idea, si perdona. L'umanità, come dite voi. Per noi è come per gli animali selvatici, come per le foglie del frassino, come per i bruchi. Non c'è rinuncia, né perdono. Ma che potere hanno su di lui? Ogni onda, ogni acqua ora sorveglia Hans. Se si avvicina ad un pozzo, subito il livello sale. E se piove, la pioggia cade due volte più fitta su di lui. È furente. Vedrete quando passerà vicino alle fontane del giardino, come gli zampilli si alzeranno sdegnati fino al cielo. Vuoi un consiglio, cara piccola ondina? Fuggi, vattene. Con Hans. Se non vuoi soffrire, se vuoi salvare Hans, tuffati nella prima fonte che trovi, ma vattene. Con Hans. Hai avuto 3 mesi di felicità con Hans. Devi accontentarti. Fuggi finché sei in tempo. Lasciare Hans? Perché? Ma perché non è per te. Perché ha l'anima gretta. Io non ho anima. È ancora peggio. Non è questo il punto. Per te e come per nessun'altra creatura non umana. L'anima del mondo inspira ed espira attraverso le narici e le branchie. Ma l'uomo ha voluto un'anima per sé. Stupidamente egli ha frantumato l'anima universale. Non c'è un'anima degli uomini. Ma non ti accorgi che Hans ha amato tutto ciò che in te è grande perché lo vedeva piccolo? Tu sei la luce e lui ha amato una bionda. Tu sei la grazia e lui ha amato una ragazzina impertinente. Tu sei l'avventura. Ma io sospettavo quel pericolo. Fra tutti i cavalieri ho scelto il più stupido. L'uomo più stupido vede sempre tanto chiaro da accecarsi. Allora gli dirò che sono un'ondina. No, sarebbe peggio. Forse in questo momento tu sei per lui una specie di ondina, ma solo perché non crede che tu lo sia. La vera ondina per Hans non sarai tu, ma Berta,
con una guaina di scaglie in qualche ballo in maschera. Se gli uomini non possono sopportare la verità, io mentirò. Puoi dire la verità o mentire, bambina mia. Non ingannerai nessuno e offrirai agli uomini la cosa che odiano di più. La fedeltà? No, la trasparenza. Ne hanno paura. Sembra loro il peggior segreto. Quando Hans vedrà che non sei un rimasuglio di ricordi, un cumulo di progetti, un mucchio di impressioni e di volontà, avrà paura e tu sarai perduta. Credimi, vattene, salvalo. Oh, regina, non lo salverei partendo. Se ritorno fra le ondine, tutti i maschi mi si affolleranno intorno attratti dal sapore umano. Mio zio vorrà che ne sposi uno, io rifiuterò, dalla rabbia egli ucciderà Hans. No, devo salvare Hans in terra. Devo trovare qui il modo di nascondere a mio zio che egli mi tradisce. Se un giorno non mi amerà più. Ma mi ama ancora, non è vero? Certamente, con tutte le forze. Allora, perché cercare, regina? Possediamo già il rimedio. Mi è venuto in mente poco fa, durante la disputa. Ogni volta che cercavo di allontanare Hans da Berta, riuscivo solo a spingerlo verso di lei. Quando ne dicevo male, subito ne prendeva le parti. Farò il contrario. Che dici? 20 volte al giorno gli dirò che Berta è bella, che Berta ha ragione. Allora gli diventerà indifferente. Ogni giorno farò in modo che la incontri. E allora non vedrà altri che me. Io sarò tutto per Hans. So capire gli uomini, non è vero? Questo è il mio rimedio. Ondina. Regina Isotta, che cosa fate? Mi abbracciate? Isotta ti dice grazie. Grazie. Grazie per la lezione d'amore. Sia giudice il cielo. Lasciamo che operino le ricette di Ondina. Sì, io sono un'ondina. E il filtro dei 15 anni. 15 anni tra un mese. E sono nata da secoli. E non morirò mai. Sta rientrando la corte. Che fortuna. Potrò chiedere scusa a Berta. Vi chiedo perdono, Berta. Oh, molto bene, bimba mia, molto bene. Avevo ragione io. Ma poiché si chiede perdono solo quando si ha torto, io avevo torto, Berta. Perdonatemi. Molto bene, Ondina cara. Molto bene. Però potrebbe rispondere. Signori, tra poco avrà inizio lo spettacolo presentato dall'eccellente mago. Oh, lo zio! Berta, questa fanciulla riconosce i propri torti. Non prolungare un incidente penoso per ognuno di noi. D'accordo, le perdono. Oh, brava, Berta. A patto che mi regga lo strascico nelle cerimonie. Sì, Berta. Lo strascico di 12 piedi. Più piedi mi separeranno da voi, Berta, più contenta sarò. Non mi chiamerà più Berta, ma Altezza. Berta, hai torto. E dichiarerà pubblicamente che io non ho ucciso il fringuello. Lo dirò. Sarà una bugia. Sentite che impudenza, padre. Ma non ricomincerete! Sua Altezza Berta non ha ucciso il fringuello. Hans non le ha preso la mano. Non prendendole la mano, Hans non l'ha stretta. Mi insulta! Sua Altezza Berta non passa il tempo accecando fringuelli perché cantino. Al mattino, scendendo dal letto, Sua Altezza Berta non posa i piedi su un tappeto di 100.000 fringuelli morti. Padre, sopporterete che io venga ingiuriata così in presenza vostra? E tu perché la provochi? Ondina, stai parlando alla figlia adottiva del re. Alla figlia del re? Vuoi sapere chi è la figlia del re? E voi? Voi tutti che tremate davanti a lei? Volete saperlo? Ah, Ondina, tu mi ricordi che vizio sia l'essere plebei. Plebei? Povero cieco! Vuoi sapere chi è plebeo? Credi che sia nata da eroi la tua Berta? Io conosco i suoi genitori. Sono pescatori del lago. E non si chiamano Parsifal né Gudrun. Si chiamano Augusto e Eugenia. Fatela tacere o non vi rivedrò mai più. Tu sei qui, zio. Aiutami. Vieni, vieni con me. Mostra loro la verità, zio. Trova il modo di mostrare la verità. Ascoltami almeno una volta. Aiuto. Maestà, maestà, lo spettacolo. Oh, meno male. Bimba, che dobbiamo fare? Quella croce le dovete lasciare. Ogni segno addosso le sia lasciato, col quale si sveli, per mio decreto, della sua nascita intero, il segreto. È vero che un giorno un principe vede il paniere nascosto nel canneto e lo porta nella reggia ove siede.
Sì, ma dall'acqua per tutte le genti. O fanciullina dall'anima vana, tu perdi molto in dignità umana. Da pescatrice, regina diventi. Forse innanzi a te la gioia si spiega. Nel suo stesso orgoglio il malvagio annega. E questo spiego, mie figlie ondine, perché su queste spalle di bambina, con dito che di pece lascia un segno, croce accanto a narvalo, ora disegno. Qui vicino, in lettere trasparenti, aggiungo le iniziali dei parenti, perché in nessun caso sia rinnegato il latte che mamma Eugenia ti ha dato. Dunque, fra questi splendori mondani, gloria di ieri, vergogna di domani. Alzati, Berta, e non tenere ascose la bella nuca e le spalle di rose. Ecco, ti tolgo la sciarpa che ti copre le spalle. La croce! Il narvalo! Berta, i tuoi genitori. Stanno arrivando Eugenia ed Augusto. Figlia! Oh, figlia cara! Non toccatemi voi, puzzate di pesce! Figlia, quante volte ho pregato Dio! Io vi chiedo di rendermi orfana almeno. Vergogna! Vergogna! Ecco che cosa doveva il tuo affetto. Al trono! Non sei altro che una pretenziosa e un'ingrata. Chiedi perdono ai tuoi genitori e a Ondina. Mai. Come vuoi. Se non mi obbedirai, sarai allontanata dalla città e finirai la vita in convento. Usciamo. Tornerò quando avrai chiesto perdono. La mia vita è finita. Perdonami, Berta. Lasciatemi. Non vi abbandoneremo, Berta. Mi metto in ginocchio davanti a voi, Berta. Siete nata da un pescatore. D'ora in poi sarete la mia regina. Le ondine chiamano Augusto Altezza. Che farete ora, Berta? Ho sempre fatto ciò che la mia condizione mi imponeva. Come vi invidio? Farete quello che fanno le figlie dei pescatori? Non insistere, Ondina. Insisto, Hans. Dobbiamo far intendere a Berta che cos'è lei adesso. Cerca di capire anche tu. Augusto è il grande re di un grande regno. Quando Augusto aggrotta le ciglia, miliardi di trote rabbrividiscono. Berta, dove andrete? Dove posso andare? Già tutti mi abbandonano. Venite con noi. Hans, prenderai mia sorella con noi. Perché Berta è mia sorella, la mia sorella maggiore. Rialzate il capo, Berta. La vostra dignità vi viene da Eugenia. Eugenia è regina fra noi. Berta, noi non vogliamo più vivere a corte. Ondina ha ragione. Venite con noi questa sera stessa. Perdonatemi, Berta. Scusate la mia collera. Dimentico sempre che per gli uomini ciò che è accaduto non può non essere accaduto. Com'è difficile vivere per voi con queste parole che una volta dette non si possono più ritirare, con questi gesti che una volta compiuti lo sono per sempre. Sarebbe tanto più vantaggioso se le parole di odio degli altri vi arrivassero come parole d'amore. A me accade così per tutto quello che vi riguarda. Il re vorrebbe sapere se è stato chiesto perdono. Sì, in ginocchio. Venite, Berta. Il mio castello è grande. Potrete vivere come vorrete, sola. Se preferite vivere sola, nell'ala che guarda sul lago. C'è un lago vicino al tuo castello. Allora Berta abiterà nell'altra ala. L'ala sul Reno? Come vuole lei. Il Reno. Anche il Reno costeggia il tuo castello. Soltanto ad est. A sud ci sono le cascate. Venite, Berta. Oh, Hans, non è un castello nelle Lande, senza stagni né fonti. Berta, andate. Vi raggiungo. Perché tanta paura dell'acqua? Che cosa c'è fra te e l'acqua? Fra l'acqua e me? Niente. Credi che non veda? Che non mi lasci più avvicinare ad un ruscello? Ti metti fra il mare e me? Se mi siedo sull'orlo di un pozzo, mi trascini via. Attento all'acqua, Hans. Sì, il mio castello è in mezzo alle acque.
E la mattina farò la doccia sotto le cascate. E a mezzogiorno pescherò nel lago. E la sera mi tufferò nel Reno. Ne conosco ogni gorgo, ogni vortice. Se l'acqua crede di farmi paura, si sbaglia. L'acqua non capisce niente. L'acqua non sente niente. L'acqua ha sentito. Atto terzo. Nel grande cortile del castello dei Wittgenstein. Hans, mi fai paura, Hans. Da qualche giorno mi fai paura. Bertha, tu che sei tutto dei Wittgenstein, sappi anche questo. Il giorno in cui la sventura deve visitarli, senza motivo, i servitori cominciano ad adoperare un linguaggio solenne. Le loro frasi sono ritmate, i termini ricercati. Quando i Wittgenstein sentono all'improvviso uno di loro parlare in rima, recitare poesie, la morte è già prossima. Oh, Hans. Mio Hans. Oggi è il giorno delle nostre nozze. Mi tieni fra le braccia, Hans. Sto per diventarti moglie. E fai questo viso. Che cosa ti manca in questo giorno? Non essermi vendicato. Non averla costretta a confessare la propria natura e il delitto commesso. Sono 6 mesi che Undine è scomparsa. E ancora non l'hai scordata? Oggi, a ogni modo, è giorno d'oblio. Non oggi. Se hai davanti a te un fidanzato diffidente, immiserito, umiliato, è opera sua. Come mi ha mentito! Non ti ha mentito. Chiunque altro avrebbe indovinato che non era una di noi. Si è lamentata una volta. Una volta che si sia opposta alla tua volontà. L'hai vista una volta in collera, o ammalata, o altezzosa? Da che cosa riconosci, dunque, le donne vere? Dal fatto che tradiscono. Lei mi ha tradito. Tu solo non te ne accorgevi. Non hai mai notato che non usava la parola donna. Le hai sentito dire una volta: non si parla così a una donna, non si agisce così con una donna? No. Tutto lei diceva: non si parla così a un'ondina. Non si agisce così con un'ondina. Dimenticare Ondina. Ma lei stessa permette che la dimentichi. Quel grido da cui fui svegliato il mattino della sua fuga. Ti ho tradito con Bertram. Si alza ancora ogni mattina dal fiume, dalle sorgenti, dai pozzi. Il castello e la città ne risuonano ad ogni ora. Le fontane, gli acquedotti. L'ondina di legno dell'orologio non lo grida a mezzogiorno. Perché si accanisce a proclamare che mi ha tradito con Bertram! Con Bertram! Siamo giusti, Hans. Noi l'avevamo già tradita. Forse ci ha sorpresi. E si è vendicata. Dov'è? Che cosa fa? I miei cacciatori, i miei pescatori, tutti la inseguono invano da 6 mesi. Eppure non è lontana. All'alba, sulla soglia della cappella, hanno trovato questo mazzo di stelle marine e di ricci. Solo lei ha potuto lasciarlo per scherno. Noi scontiamo il tuo errore. Che cosa ha potuto sedurti in quella ragazza? Chi ha potuto lasciarti credere che tu fossi nato per le avventure? Tu, cacciatore di fate, credevi di cercare gli spiriti, ma non hai fatto altro che seguire le tracce umane. Le ho seguite male. Le hai perdute, ma le hai ritrovate. Le hai ritrovate quella notte d'inverno in cui mi dicesti che mi amavi ancora. Ed io fuggì. Quando hai visto le mie orme sulla neve. Erano larghe e profonde. Portavano il peso della mia fatica, della mia angoscia, del mio amore. Erano le orme di una donna incinta di vita umana. Incinta di tuo figlio. Erano quelle della tua donna. Non vi furono impronte al ritorno? Mi riportasti in braccio. Sì, come Bertram deve aver portato lei.
Greta! Sì, mio signore. Andate a chiamare la sguattera. Avete capito? Vado. Voglio sentire che cosa dice la sguattera. Signore! Signore mio, signore! È nostra! L'abbiamo presa. Presa? Ondina? Nel Reno, mentre cantava. È come il gallo di montagna. La si può accostare quando canta. E lei? Siete sicuri? Più che sicuri. Si è tirata i capelli sul viso, ma ha una voce meravigliosa. Ha la pelle di velluto. Ed è incantevole. Lei, il mostro. I giudici stanno salendo con lei. Che giudici? I giudici vescovili e imperiali, che giudicano i casi soprannaturali. Stavano facendo il solito giro, venivano da Bingen. Perché le sedute si tengono al castello? Non è libero il tribunale? Dicono che le ondine si giudicano sempre su un'altura, contessa. È lontano dal fiume e che inoltre bisogna stare attenti perché possono raggiungerlo strisciando come l'anguilla lo stagno. E che d'altronde il cavaliere è diretta parte in causa. Lo sono. Da 6 mesi aspetto di esserlo. Berta, lasciaci soli. Hans, non rivedere Ondina. Non rivedrò Ondina. Rivedrò una Ondina. Un essere privo di vita umana, di voce umana, che non mi riconoscerà neppure. Hans, quando ero piccola, sono stata innamorata di un lupo cerviere. Era immaginario. Non esisteva. Ma dormivamo insieme. Avevamo bambini. Ancora adesso, nel serraglio, io mi fermo con un brivido davanti alla gabbia del lupo cerviere. Anche lui mi ha dimenticata. Ha dimenticato che gli mettevo mantelli di porpora, che mi ha salvata dai nani giganti, che le nostre gemelle, Ginevra e Bertalinga, hanno sposato il re dell'Asia. Se ne sta là col suo pelo, la barba e l'odore. Ma a me batte il cuore. Mi sentirei in colpa se andassi a trovarlo in questo giorno di nozze. Signore, mio signore, stanno arrivando i giudici. Lasciaci soli, Berta, e poi staremo in pace. Magnifico, siamo esattamente al di sopra del regno liquido e al di sotto di quello aereo. Altezza media. Su un'altura come questa, brava gente, si fermò la nave verso la fine del diluvio. Arrivate in buon punto. Il fatto di vivere nel regno soprannaturale ci dà una prescienza ignota ai nostri colleghi del diritto comune o di quello di caccia. Ah, la nostra missione è peraltro più dura. Certo, è più facile sentenziare sui confini fra le vigne di due borghesi che sui confini fra uomini e spiriti. Ma nel nostro caso l'interrogatorio si presenta facile. È questa la prima volta che giudichiamo un'ondina che ammette di essere un'ondina. Perché, cavaliere, non esiste sotterfugio al quale questi esseri non ricorrano per sfuggire alla nostra inchiesta e talvolta non si peritano di cogliere in fallo la nostra scienza. Difatti, hanno riprovato anche ieri l'altro, caro collega. In quel caso di Kerosnach, quando giudicammo la sedicente Dorotea fantesca di quel nostro collega, voi eravate abbastanza convinto che fosse una salamandra. L'abbiamo messa al rogo, tanto per prova, è bruciata. Quindi era un'ondina. Anche ieri, caro presidente, con quella Geltrude, la rossa dagli occhi vetrini, che serviva la birra Tubinga, i boccali si riempivano da soli, prodigio senza pari. Voi ritenevate che fosse un'ondina. L'abbiamo fatta gettare in acqua, tenendola con un filo d'acciaio, e annegata. Dunque era una salamandra. Ondina è salita con voi? Oh, prima di introdurla, cavaliere, ci sarebbe prezioso, essendo voi parte lesa, sapere quale pena pretendete per l'accusata. Che cosa pretendo? Pretendo quello che questi servi, queste ragazze pretendono. Pretendo il diritto per gli uomini di stare un po' soli su questa terra. Non è poi così grande quello che Dio ha concesso loro, questa superficie con 2 metri in altezza fra cielo e inferno. La mattina delle mie nozze io domando di restare solo in un mondo libero dalle loro visite, dai loro umori, dai loro accoppiamenti, solo con la mia fidanzata. Finalmente solo. È la pretesa suprema. Oh, senza dubbio. Ma c'è stata un'epoca, un secolo, che non abbiano apprezzato? Un'epoca, un secolo, chissà. Ecco.
Ecco l'accusata! Una guardia la tenga diritta, se si mette bocconi accade come per la donna anguilla di domenica. Arriverà a Reno prima di noi. Ah, eccola! Non ha le mani palmate, ha un anello. Toglieteglielo. Mai. È un anello matrimoniale, ne ho bisogno tra un momento. Cavaliere. Anche la collana. E quel medaglione che contiene il mio ritratto. Posso chiedervi di dirigere io il dibattito? La vostra indignazione, giustificatissima, potrebbe recar confusione. Si proceda innanzitutto a identificare... E lei? Sì, sì, ma dov'è il pescatore che l'ha presa? Venga avanti il pescatore che l'ha presa! Eccomi! Eccellenza, è la prima volta che ne pesco una, signor giudice! Ah, sono molto contento! E ci congratuliamo, che cosa faceva? Sentivo che ne avrai presa una, da 30 anni me lo sentivo! Ma questa mattina ero sicuro. Ti chiedo che cosa stava facendo. E l'ho presa viva. Quella di Ratisbona l'avevano accoppata a colpi di remo. Io le ho appena fatto battere la testa contro il bordo, tanto per stordirla. È vero, bestia, esce il sangue. Rispondi alle domande. Stava nuotando quando l'hai presa? Nuotava. Mostrava il petto, le natiche. Può rimanere sott'acqua 10 minuti, li ho contati. Cantava? No, fa un piccolo latrato, un po' rauco. O meglio, guaisce. Ecco, ricordo benissimo le cose che guaiva. Guaiva, ti ho tradito con Bertram. Maneggi, tu capisci guaiti? Di solito no. Un guaito è solo un guaito. Ma quello sì. Puzzava di zolfo quando l'hai pescata? No, odorava di alga, di biancospino. Non è proprio la stessa cosa. Odorava di alga o di biancospino? Odorava di alga e di biancospino. Procediamo, caro collega. Aveva un odore che diceva: ti ho tradito con Bertram. Gli odori parlano adesso. È vero, avete ragione. Un odore è solo un odore. Ma quello parlava. Si divincolava? Anzi, si lasciava prendere. Tremava soltanto, un tremito alle reni che voleva dire: ti ho tradito con Bertram. Hai finito di gridare, imbecille? Oh, scusatelo, cavaliere, non fa meraviglia che vaneggi. L'anima semplice viene meno in simili incontri. Ma la testimonianza di un pescatore professionista è d'obbligo per identificare il mostro acquatico. Sembra che non abbia dubbi. Giuro davanti a Dio che lo è. Testa e petto è fatta come quella di Norimberga che tenevano nella piscina. Le avevano dato un tricheco. Ah, giocavano a palla insieme. Hanno avuto anche dei figli. Chissà che non sia la stessa. La taglia viene raddoppiata per quelle vive, non è vero? Torna questa sera a ritirarla, grazie, vai, vai. Omaggi, senz'altro. Portate a termine gli accertamenti, caro collega. Fermo! Dove andate? Sono anche medico, cavaliere. Esaminerò il corpo della ragazza. Ondina non sarà esaminata da nessuno. Il mio collega è di un'esperienza senza confronti. Certifico io che questa persona è Ondina, deve bastare. E capisco quanto per voi sia penoso il veder auscultare colei che vi fu compagna, ma senza toccarla io posso studiare con una lente quelle parti del suo corpo in cui cominciano le differenze con un corpo umano. Guardate ad occhio nudo e da dove siete? Non potrebbe almeno camminare qui davanti, togliersi la rete, allargare le gambe? Non muoverti, Ondina! Sarebbe scortese insistere. L'inchiesta tutto sommato è sufficiente. Fra di voi, buona gente, c'è qualcuno disposto a negare che questa donna fosse Ondina? Io ero la sua servente. Posso dire che era tanto buona. Era tanto buona. E c'è una specie affettuosa anche nelle lucertole. Si passi dunque al dibattito. Così voi, cavaliere, citate in veste di marito e padrone questa ragazza, accusandola di aver provocato in qualità e sotto spoglie di Ondina 1000 disordini nella vostra famiglia? Io? Mai. Non l'accusate di aver introdotto in casa vostra il bizzarro, il soprannaturale, il demoniaco? Ondina demoniaca! A chi ha detto una tale sciocchezza? Cavaliere, interroghiamo noi! Che c'è da normale in questa domanda? Ondina demoniaca! Tu chi sei? Sono un povero servo che conosce il mondo acquatico! Fatelo tacere, mente!
zio. Alla corte del re ti eri mutato in mago. Ora in servo. Che vuoi da me? Chi è libertà di parola in questi processi? Che parli? Ondina demoniaca. Questa ondina anzi rinnega le ondine. Le ha tradite. Poteva serbarne la forza, la scienza. Poteva fare 20 volte in un giorno quello che chiamate miracoli. Il reno ed il cielo potevano rispondere ad un suo richiamo e compiere prodigi. No, ella ha accettato le storte, il raffreddore da fieno, i cibi al lardo. Lei preferiva il cotone più ispido. Sorella degli elementi li tradiva bassamente. Amava il fuoco per i mantici e gli alari, l'acqua per le brocche, gli acquai, l'aria per i panni stesi fra i salici. Se qualcosa devi scrivere, cancelliere, scrivi così: è la donna più umana che ci sia stata, proprio perché lo era di sua scelta. Certi testimoni, come Greta, la sua fedele servente, assicurano che si chiudeva per ore col catenaccio. Greta, che faceva la tua padrona quando si chiudeva col catenaccio? Dolci, signor giudice. Dolci? Ha lavorato 2 mesi perché ne riuscisse la pasta frolla. Ah, è uno dei segreti umani più gustosi. Ma allevava animali, si dice, in un cortile inaccessibile. E galline. E lei stessa strappava loro la pelle della lingua quando avevano la pipita. Piccolina mia, i suoi cani non parlavano, ne sei certa? I suoi gatti? No, io parlavo loro. Mi spiace parlare ai cani, non mi hanno mai risposto. Grazie, testimone, terremo conto di questo comportamento nel nostro giudizio. Quanto a me, mi piace moltissimo la pasta frolla. Deve averne usato di burro prima di riuscire. Fazzolle, sì. Silenzio! Finalmente vi capisco, cavaliere. Donna, questo signore ti accusa di aver introdotto nella sua casa, invece della donna innamorata a cui poteva pretendere che tu hai soppiantata per un po', un essere unicamente dedito agli atti meschini e ai diletti spregevoli della vita, un essere egoista e insensibile. Bina non mi amava. Chi osa asserirlo? Cavaliere, davvero non è facile tenervi dietro. Ondina mi ha amato come nessuno è stato mai amato. Ne siete così sicuro? Guardatela, trema di paura ascoltandovi. Va a guardare quella paura con la lente, giudice. Non trema di paura, trema d'amore. Sì, poiché ora tocca a me accusare, io accuso. Accuso questa donna di tremare d'amore per me, di avere me come unico pensiero, come nutrimento, come Dio. Io sono il dio di questa donna, capite? Cavaliere! Non ci credete? Qual è il tuo unico pensiero, Ondina? Sei tu. Qual è il tuo pane? Qual è il tuo vino? Quando presiedevi la mia tavola e alzavi la coppa, che cosa bevevi? Te. Chi è il tuo dio? Tu. La sentite, giudice? Spinge l'amore fino alla bestemmia. Non esageriamo, non complicate il processo. Essa vuol dire che vi onora. Niente affatto. So quello che dico. Ho le prove. Ma così dove si va a finire, cavaliere? Dobbiamo giudicare un'ondina e non l'amore. Io accuso l'amore più sincero di essere il più bugiardo, l'amore più scatenato di essere il più vile, perché questa donna, che viveva d'amore solo per me, mi ha tradito con Bertram. Con Bertram! Stiamo sguazzando nell'incoerenza, cavaliere. Una donna che vi ama a tal punto non può avervi tradito. Rispondi? Mi hai tradito con Bertram? Sì. Giuralo. Giuralo davanti ai giudici. Giuro che ti ho tradito con Bertram. Allora non vi ama. Le sue affermazioni non provano niente. Non le lasciate davvero molta libertà di risposte. Caro collega, fate a questa ondina le 3 domande prescritte. La prima. Ondina, dopo che quell'uomo ha corso, tu che fai? Mi manca il fiato. La seconda. Quando si schiaccia un dito. Sanguino. La terza. Quando parla, quando russa nel letto. Scusate, cavaliere. Sento cantare. Le sue parole non fanno una grinza, sembra sincera. E quell'essere che per te è tutto, l'hai tradito? Sì, l'ho tradito con Bertram. Non ami che lui, esiste lui solo e l'hai tradito. Con Bertram. Ecco,
Sapete tutto. Tu sai qual è il castigo della donna adultera? Sai che la confessione, invece di attenuare la colpa, l'aggrava? Sì, ma l'ho tradito con Bertram. Sono un povero servo, ma chiedo che si conduca qui Bertram. Zio, come puoi? La verità nasce sempre da un confronto. Bertram è sparito da 6 mesi. La giustizia umana non ha potuto trovarlo. Non è potente davvero la giustizia. Eccolo! Bertram, amore! Siete il conte Bertram? Sì. Questa donna afferma di aver tradito il cavaliere con voi. Se lo dice lei, è vero. E dove accadde? Nella sua camera, qui. Di mattina? Di sera? A mezzanotte. Faceva freddo? Caldo? I ceppi ardevano nel focolare. Ondina ha persino detto: fa caldo vicino all'inferno. Sono parole che non si inventano. Conte Bertram, prendete quella donna fra le braccia e baciatela. Ricevo ordini solo da lei. Non ve lo ordina il cuore. Chiedigli di baciarti, Ondina. E come potremmo crederti se non ti lasci baciare? Come vuoi. Baciatemi, Bertram. Volete? Lo esigo. Baciatemi. Un momento, un momento. Quando vi avvicinate, se dovessi trasalire e divincolarmi, sarà senza volere. Non fateci caso. Stiamo aspettando. Se quando mi abbraccerete griderò, è colpa dei nervi di questa giornata. Decidetevi. Anche se svenissi. Se svenissi potrete baciarmi quanto vi pare, Bertram. Quanto vi pare. È ora. Ondina. Hans! Hans! La prova è fatta, giudici. Per il cavaliere, per me, povero servo, il processo è finito. Che prova? Che hai? Che credi? Se grido Hans mentre Bertram mi bacia, è una prova che non ho tradito Hans. Grido Hans ad ogni proposito, proprio perché non l'amo più. Ogni volta che dico Hans, egli si smorza un poco in me. E perché non sarei innamorata di Bertram? Guardatelo, ha la stessa statura di Hans, la stessa fronte. Parla la corte! Cavaliere, il nostro compito in questa causa sembra finito. Permetteteci di pronunciare la sentenza. Questa Ondina ha avuto il torto di indurci in errore, di abbandonare la propria natura. Ma si scopre che porto qui solo bontà e amore. Un po' troppo. Non si rende la vita facile amando a quel modo. Perché abbia voluto farci credere ad un amore con Bertram è cosa che ci sfugge e che non vogliamo approfondire, già che riguarda i rapporti coniugali e il vostro riservo. Tortura e pubblico supplizio le saranno risparmiati. Le sarà mozzato il capo questa notte senza testimoni e fino a quel momento designavo quali suoi guardiani il boia e questo povero servo per ringraziarlo dell'aiuto dato alla giustizia. E poiché il corteo nuziale aspetta davanti alla cappella, permetteteci di seguirvi e di porgervi i nostri auguri. Greca, chi è costei che mi viene incontro come una cieca, una veggente? Chi è? Lo ignoriamo. È la sguattera, mio signore. L'avete chiamata? Com'è bella. Bella? Quella nanerottola. Com'è bella. Bella? Se ha 60 anni. Fateci strada, cavaliere. No. Prima conviene ascoltare la sguattera. Sapremo da lei la fine di questa storia. Ti ascoltiamo, sguattera. Sono una sguattera indegna di tutto. L'anima è bella, il mio corpo è brutto. Fa rima, vero? Mi ha già fatto. Ai lavori umili devo accudire. È un onore le calze ricucire. Ma non direte che questi versi non rimano? Versi? Ma vi fischiano le orecchie. Dove sono i versi? Vivo di burro rancido, di pane. Ma il mio dolore nobile rimane. Gesù, confondici nella tua festa. Anche a me metti una corona in testa, dicendo il cielo è per voi aperto, o mie regine, che avete sofferto. È davvero una poesia? È una poesia? Una poesia? Io ho sentito soltanto una sudicia sguattera che si lamentava perché l'accusavano di aver rubato un servizio d'argento. Non ha una falce al fianco? No, una conocchia. Una falce d'oro. Una conocchia. Grazie, sguattera. Non mancherò all'appuntamento. Venite, signori. Comincia la funzione. Andiamo.
zio, tu vuoi vincere. La fine è prossima, Ondina. Non ucciderlo. Lo esige il nostro patto. Ti ha tradita. Sì, mi ha tradita. Ho voluto farti credere che l'avevo tradito io per prima. Ma non giudicare i sentimenti degli uomini col nostro metro di ondine. Hans voleva fare di me il giglio della casa. La rosa della fedeltà, colei che ha ragione, che non sbaglia mai. Era troppo buono. Mi ha tradita. Sei quasi una donna, povera Ondina. Non c'erano altri mezzi. Io non ne vedo altri. Non hai mai avuto molta immaginazione. Spesso, la sera di una festa, vedi i mariti tornare a casa con le spalle curve, portando regali. Hanno tradito. Le spose sono raggianti. Ti ha resa infelice. Sicuro, ma siamo sempre fra gli uomini. Essere infelice non è una prova che io non sia felice. Più si soffre, più si è felici. E io sono felice, sono la più felice. Sta per morire, Ondina. Salvalo. Che ti importa? Solo per pochi minuti avrai ancora una memoria umana. Le tue sorelle ti chiameranno 3 volte e dimenticherai tutto. Sono disposto a concederti che muoia nello stesso istante in cui dimenticherai. Sarà abbastanza umano. D'altronde, non ho neppure bisogno di ucciderlo. È in fin di vita. È così giovane, così forte. È in fin di vita. L'hai ucciso tu, Ondina. Gli resta un'ora. Ho ceduto il posto a Berta. Tutto si accomoda. Davvero? Ormai tutto gli gira in testa. Sente nel cervello la musica dei moribondi. Non è con Berta. Invano lo aspettano in chiesa. È vicino al suo cavallo. Il cavallo parla. Padrone caro, addio, gli dice il cavallo. Sarò con te, in Dio. Perché il suo cavallo oggi gli parla in versi. Non ci credo. Ascolta i canti. Si celebra il matrimonio. Se ne infischia del matrimonio. Il matrimonio gli è scivolato via come l'anello da un dito troppo magro. Si aggira per il castello, parla da solo, delira. È il modo con cui gli uomini se la cavano quando sono colpiti da una verità, da una cosa semplice o preziosa. Diventano quello che da loro si dice pazzi. Improvvisamente logici non rinunziano più, non sposano colei che non amano. Ragionano come le piante, come le acque, come Dio. Sono pazzi. Mi maledice. È pazzo. Ti ama. Mi chiamo Hans. È un bel nome. In fatto di nomi, Ondina è Hans e quanto si trova di me, vero? Oppure Hans è Ondina. No, prima Ondina. Ondina è il titolo. Poiché si intitolerà Ondina, la favola in cui compaio di tanto in tanto come un povero sciocco, stupido come un uomo. C'entro davvero molto in questa storia. Ho amato Ondina perché lei lo voleva. L'ho tradita perché così doveva essere. Ero nato per vivere tra la scuderia e i cani. No, sono stato preso in mezzo tra natura e destino, come un topo. Perdonami, Hans. Si chiamino Artemisia, Cleopatra o Ondina. Chissà perché commettono sempre lo stesso errore. Gli uomini fatti per amare sono i piccoli professori nasuti, i grassi benestanti dalle labbra spesse, gli ebrei occhialuti. Costoro hanno il tempo di sperimentare, godere, soffrire. No, esse si avventano sul povero generale Antonio, sul cavaliere Hans. Un miserabile uomo medio. Da quel momento è finita per lui. Io non avevo un momento libero nella vita, tra guerra, scuderia, caccia a cavallo e con le trappole. No, gli si è aggiunto il fuoco nelle vene, il veleno negli occhi, aromi e fiele in bocca. Dal cielo all'inferno m'hanno scrollato, sconquassato, scorticato. Senza contare che io non sono portato a vedere l'aspetto pittoresco delle avventure. Non è molto giusto. Addio, Hans. Ecco, un giorno se ne vanno. Il giorno in cui tutto vi è chiaro.
il giorno in cui scoprite che avete amato solo loro, che morireste se per un minuto se ne andassero, quel giorno se ne vanno. Il giorno in cui le avete ritrovate, in cui tutto è ritrovato per sempre, quel giorno infallibilmente la loro nave salpa. Spiegano le ali, sbattono le pinne e vi dicono addio. Sto per perdere la memoria, Hans. La sentite? È un vero addio. Gli amanti che di solito si dicono addio in punto di morte sono destinati a rivedersi continuamente, poiché saranno ombre di uno stesso regno. Si lasciano per non lasciarsi più. Ondina ed io ce ne andiamo per l'eternità, ciascuno dalla sua parte. A sinistra il nulla, a destra l'oblio. È il primo addio che si sia detto in questo basso mondo. Cerca di vivere, dimenticherai anche tu. Cerca di vivere. È facile dirlo. Se soltanto mi importasse di vivere. Da quando te ne sei andata, le cose che il mio corpo faceva da solo, devo ordinargliele. Io vedo solo dicendo ai miei occhi di vedere. Devo dare ordine a 5 sensi. Ma noi a respirare, diranno. È morto d'amore. Che cosa sei venuta a dirmi, Ondina? Perché ti sei lasciata prendere? Per dirti che sarò la tua vedova, Ondina. La mia vedova? Sarò il primo dei Wittgenstein a non avere una vedova che mi porti il lutto e dica: devo essere bella anche se non mi vede, devo parlare anche se non mi sente. Ci sarà solo un'Ondina, sempre uguale, che mi avrà dimenticato. Anche questo non è molto giusto. Appunto, rassicurati. In fondo al Reno, anche senza memoria, il mio corpo potrà solo ripetere i movimenti che compivo accanto a te. Andrò da una grotta ad una radice con lo stesso slancio che mi portava dalla tavola alla finestra. E il gesto col quale avvolgerò una conchiglia nella sabbia sarà lo stesso con cui impastavo le mie torte. Salirò in soffitta, sporcerò il capo e ci sarà sempre un'ondina borghese fra quelle pazze d'ondine. Che cos'hai? Niente. Dimenticavo. Che cosa dimenticavi? Di vedere azzurro il cielo. Continua. Mi chiameranno l'umana, perché non mi tufferò più a capofitto, ma scenderò scale nell'acqua, perché nell'acqua sfoglierò libri, perché aprirò finestre nell'acqua. Non hai ritrovato i miei lampadari, la pendola, i miei mobili. Li ho fatti gettare io nel mare. Ognuno è al suo posto, allo stesso piano. E non sono più abituata. Mi sembrano instabili, fluttuanti. Di tanto in tanto la pendola suonerà. Eternamente ascolterò le ore. La nostra camera sarà in fondo alle acque. Grazie, Ondina. Così, separati dall'oblio, dalla morte, dagli anni, dalle razze, noi ci intenderemo e resteremo fedeli. Ondina! Ti vogliono. Devono chiamarmi 3 volte. Solo la terza dimenticherò. Oh, Hans, lasciami approfittare di questi ultimi attimi. Fammi delle domande. Ravviva i ricordi che fra poco saranno cenere. Che cos'hai? Sei molto pallido. Chiamano anche me, Ondina. Un grande pallore e un gran freddo mi chiamano. Riprendi l'anello. Eh sì, davvero. La mia vedova in fondo alle acque. Presto, fammi delle domande. Che cosa hai detto, Ondina, la prima sera che ti ho vista, mentre aprivi la porta nella tempesta? Ho detto: com'è bello. E quando mi hai sorpreso che mangiavo la trotta al blé? Ho detto: com'è stupido. E quando ho detto: pensaci soltanto? Ho detto: ricorderemo questo momento più tardi. Il momento in cui non mi avete baciata. Non possiamo concederci il piacere di aspettare, Ondina. Baciami. Ondina! Chiedi ancora. Già tutto si confonde dentro di me. Bisogna scegliere, Ondina, baciarmi o parlare. Sto zitta. Ecco, la squattera viene. Brutto al corpo. La sua anima è bella. Hans! Hans!
Aiuto! Aiuto! Che succede? Chi chiama? Hans sta male, muore. Ondina! Tu l'hai ucciso, sei stata tu ad ucciderlo. Ho ucciso chi? Di chi parlate? Chi siete? Non mi riconosci, Ondina. Come siete bella. Dove sono? Qui non si può nuotare. È tutto fermo, tutto vuoto. È la terra. È la terra. Andiamocene, Ondina, presto. Oh, sì, andiamocene. Aspetta. Chi è quel bel giovane disteso al suolo? Chi è? Si chiama Hans. Oh, che bel nome. Perché non si muove? È morto. E ora andiamo. Quanto mi piace. Non si può ridargli la vita. È impossibile. Peccato. L'avrei amato tanto. Abbiamo trasmesso Ondina, commedia in tre atti di Jean Giraudoux, versione italiana di Sergio Morando. Personaggi ed interpreti: Ondina, Elena Giaurov. Hans il Cavaliere, Giampiero Bianchi. Augusto, Edoardo Borioli. Eugenia, Lu Bianchi. Il Ciambellano, Riccardo Peroni. Berta, Anna Maria Lisi. Il Re, Augusto Bonardi. La Regina Isotta, Giuliana Rivera. Il Re delle Ondine, Fulvio Ricciardi. Un'Ondina, Anna Bonel. Bertram, Enrico Baroni. Un Giudice, Felice Invernici. Greta, Anna Canzi. Realizzazione tecnica, Marco Pilastro. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Filippo Crivelli. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.